Domani mattina dobbiamo iniziare prima, però, va bene? Perché oggi siamo in ritardo. Signor Presidente, il ritardo è provocato dalla coda che abbiamo dovuto fare all'ingresso. Cercate domani mattina alle 9:30 di così iniziamo. E allora, venga quel signore. E allora dobbiamo procedere alla nomina del perito per la riproduzione fonografica, a sensi degli articoli 139 e 220 del codice di procedura penale. Nomina perito il signor Bastianello Fausto, il quale accetta l'incarico e presta il giuramento di rito. Venga, venga qua. Dia le generalità al cancelliere. Dia le generalità. Sì. E allora si dispone che il verbale sia redatto in forma riassuntiva. Allora procediamo alla costituzione delle parti. È presente l'imputato, difeso dagli avvocati Miglio e Sbacchi. Prima di iniziare con l'esame di Buscetta Tommaso, comunico che il Buscetta ha chiesto di non essere ripreso dalle telecamere e di non essere fotografato, e ciò per ovvi motivi di sicurezza. Quindi dispongo di non riprendere né di fotografare il test che oggi esamineremo. Non c'è bisogno di dire oltre, mi pare che a buon intenditore poche parole. E allora possiamo cominciare con l'imputato di reato connesso, Buscetta Tommaso. Si accomodi, Buscetta. Voltate le telecamere. Allora, lei è Buscetta Tommaso, sì. Lei verrà sentito, ve lo voglia, in qualità di imputato di reato connesso, quindi ha facoltà di non rispondere alle domande. Lei intende rispondere alle domande? Sì. È presente il suo difensore, avvocato Ligotti. I pubblici ministeri possono procedere all'esame. Senta, signor Buscetta, lei è a conoscenza, ha avuto notizia di rapporti fra il dottor Contrada, dottor Bruno Contrada e uomini d'onore? Sì. In particolare, lei è a conoscenza di rapporti fra il dottor Contrada e Rosario Riccobono? Sì. Vuole riferire in particolare di che cosa è a conoscenza in merito e che cosa lei apprese da Rosario Riccobono? Dunque, trovandomi a Palermo già evaso, se così è la parola tecnica, dalle carceri di Torino in stato di semilibertà, ero già latitante e quello che pensavo era... Sentite o non sentite? Non tanto bene. Bisogna alzare il microfono. Ripeta sì. Dall'inizio. Mi trovavo a Palermo
perché già ero in stato di latitanza essendo fuggito dal programma che mi era stato concesso dalla Semi Libertà a Torino. Vedendo tutto quello che succedeva a Palermo, per me era necessario che mi allontanassi da Palermo, e a una delle persone che comunicai, ne comunicai a tante altre, di allontanarmi da Palermo fu proprio Rosario Il Gobbono. E allora vogliamo cercare di devo fare il tenore. Di trovare un rimedio. Ne abbiamo qualcuno? Forse è lontano da lì o no? È più lontano, si deve mettere più vicino? Mettiamo più vicino. Ricominci dall'inizio. Speriamo che sia la volta buona. E allora, mi trovavo a Palermo e già mi ero allontanato. Niente. Cosa devo dire? Ecco, va bene, adesso va bene. E allora ricominci. Dunque, ero a Palermo, già ero stato, ero evaso dal regime di Semi Libertà da Torino. E allora, fra le tante persone che io disse che di voler ritornare in Brasile, dove ho la moglie e figli, fu Saro Riccobono, il quale mi disse: ma perché deve tornare in Brasile? Ho detto: guarda, i problemi nella mia vita sono stati sempre tanti e enormi, sono stato sempre indicato come il maggior contrabbandiere che esiste a Palermo, sono stato definito il re della droga, fu tutti lavorati che la droga, se un giorno sarò ripreso nuovamente dalle autorità italiane, l'unico che pagherà i conti di tutti voi sarò io, ma non ti preoccupare, puoi rimanere qua, perché qua è sicurezza, che nessuno ti verrà a cercare. Ma come ce l'ha questa sicurezza? E io c'ho il dottor Contrada che mi avviserà se ci sono perquisizione o ricerche di latitanti in questa zona. Quindi qua potrai stare sicuro. Qua dove? A Partanna Mondello. Il territorio di Saro Riccobono come famiglia. Quindi io rimasi molto perplesso di questa sua affermazione. Tempo dopo ne parlai con Stefano Bontà e le disse: ma Saro mi ha detto che io posso stare tranquillo partendo a Mondello, che non subirò nessuna conseguenza. E lui disse: sì, è vero, anzi in commissione si mormora molto questa continua frequenza di Saro col dottor Contrada. Quindi per me fu un'affermazione netta, precisa, che fosse stato vero quello che mi ha detto. Anzitutto devo premettere che lui assumeva una responsabilità molto grave dicendomi: qua non ti verranno a cercare. Avevo il dovere di crederci. E avevo il dovere di crederci perché lui non solo assumeva la responsabilità nei miei riguardi, ma lui assumeva la responsabilità davanti a tutto l'ambiente mafioso che ci circondava. Sì, signor Buscetta, innanzitutto vuole precisare esattamente, Riccobono era capo della famiglia di Partanna Mondello. Mondello, sì. In quel periodo Riccobono era latitante? Sì. Senta, ricorda quando voi aveste questa conversazione, ricorda se in quale occasione ciò avvenne? Cioè fu un incontro
con Riccobono casuale, avvenne in occasione di un pranzo? No, no, guardi, le occasioni di incontrarmi con Riccobono furono innumerevoli. Sì. Incontrai Riccobono quando andai a Palermo con un permesso concessomi dal giudice di sorveglianza e quindi in perfetta regola. Mi incontrai con Riccobono molte volte a Palermo dopo che diventai latitante. Quindi, essendo trascorsi molti anni, proprio collocarla nel mese, nel tempo, certo il tempo è da giugno a gennaio dell'81, giugno 80 a gennaio 81. Quindi è questo il tempo. Sì. Senta, lei ha detto che rimase un po' sorpreso da quello che le disse Riccobono. Perché rimase sorpreso di quello che le aveva detto Rosario Riccobono? Beh, la verità è che il dottor Contrada godeva nomea di grande poliziotto, un poliziotto che faceva osservare la legge, che inseguiva. Io ho sentito parlare del dottore Contrada come una persona proprio contraria a Cosa Nostra. Quando? Quindi per me era sorpresa il sentire che proprio Saro Riccobono era la persona che si poteva incontrare con Contrada. Questa è la mia perplessità. Lei ricorda in che periodo ha preso queste cose sul dottore Contrada? Cioè, il dottore Contrada era un poliziotto che faceva il suo dovere, insomma. In che periodo e da chi, se possibile? Guardi, io ho conosciuto il dottor Contrada nel 1972. 72? Personalmente. In una traduzione che io fece tornando in estradizione del Brasile. Nel vagone, che era presieduto da carabinieri, al centro del vagone c'era uno scompartimento vuoto al quale c'ero io, il dottor Contrada e l'allora capitano dei carabinieri Russo. Fece la traduzione da Palermo e da Roma a Palermo insieme a questi due funzionari. Da allora non ho mai più incontrato il dottor Contrada. E in carcere, per tutte le persone che entravano in carcere, avevano dei commenti e definivano il dottor Contrada nel peggior dei modi. E quindi un avversario contro Cosa Nostra. Questo quindi in che periodo, grosso modo? Dal 72 al 77 che sono rimasto a Palermo. Sì. Senta, lei diceva poc'anzi che Rosario Riccobono le disse questo anche perché voleva in un discorso che stavate facendo, nel quale Riccobono voleva convincerla a restare a Palermo. Quali erano le ragioni per le quali Riccobono cercava di convincerla a restare a Palermo? Il discorso è un po' lungo, però cercherò di essere più sintetico possibile affinché questa corte possa capire che cosa intendo dire. Anzitutto devo premettere che io ho visto Rosario Riccobono anche in carcere a Palermo, a Lucerdone. Cioè lui era latitante e venne a visitarmi alla matricola del Lucerdone, il quale parlò con me e la quale mi disse che si aspettava a me per fare una guerra, la dico in siciliano se me lo consente la corte, per fare la guerra estiverdiana che non ne poteva più. E quindi era ansioso che io fossi posto in libertà, perché la mia maniera di agire o la mia personalità faceva sì di poter avere un equilibrio superiore in seno alla commissione, dove lui, insieme a Bontade e insieme a Gigino Pizzuto e insieme a Salvatore Inserillo e qualche altro che in questo momento non ricordo, si trovavano in difficoltà nei confronti dei corleonesi.
Quando dico corleonesi non intendo dire le persone che sono nate a Corleone, ma bensì quell'ala. Silenzio, per cortesia. Prego. Ma bensì quell'ala che pensava come pensava Totò Riina. Cioè, Michele Greco è Riina, è Provenzano, è Bernardo Brusca, eccetera. Quindi, quando mi incontro con Riccobono, proprio quasi a esigere che io non andasse via da Palermo, perché potesse creare quel senso di equilibrio in seno alla Commissione, andando ad occupare il posto di Pippo Calò, famiglia a cui appartenevo. Non so se ho esaurito la richiesta. Sì, sì, va bene. Benissimo. Senta, quando lei ne parlò successivamente con Stefano Bontade, perché ritenne necessario parlarne con Bontade? Lei voleva chiedere a Bontade una conferma? La domanda è suggestiva, Presidente, opposizione. No. La ponga in un altro modo. Allora, qual era la ragione per la quale lei ne parlò con Stefano Bontade? Io credo di averlo già detto, ma comunque lo ripeto. Sì. Anzitutto, io non dubitai di quello che mi disse Riccobono. La mia perplessità era quello che era stato il dottor Contrada e quello che mi veniva detto da Riccobono. Era una perplessità più che altro di dire stupore, incredulità, come? Da nero è diventato bianco, ma nient'altro. Non, io già credo di aver risposto a questa domanda. Quindi lei non ebbe dubbi in ordine alla veridicità di quello che le aveva detto Riccobono Rosario? Ma io credo di avere sempre sostenuto che due uomini d'onore possono non dire, ma se dicono devono dirsi la verità. Quindi è una responsabilità che Riccobono assumeva, è ben grave nei miei confronti. Sì. Senta, lei poi poco fa accennava a quello che le disse Stefano Bontade circa alcune critiche, lei ha definito mormorii che c'erano in commissione in senso critico nei confronti di Riccobono per la sua frequentazione al dottore Contrada. Lei ricorda se il Bontade usò una espressione particolare che veniva usata per, che veniva attribuita a Riccobono? L'espressione particolare non la ricordo, sinceramente no, non la ricordo. Però posso rispondere a questa sua domanda con un mio, con la mia personale esperienza. Cioè, non è che si criticava perché Rosario Riccobono fosse amico del dottor Contrada, come non si è mai criticato nessuno che fosse amico da un poliziotto. Si criticava invece era la continua frequenza del Riccobono con il dottor Contrada, quindi non perché il Riccobono conoscesse il dottor Contrada. Sì. Quando io mi riferivo all'espressione, la domanda è: lei ricorda se Bontade le disse che Riccobono era ritenuto sbirro? Sì, sì. Ecco, a questo mi riferivo. Ma era questa la particolare espressione, in quanto lui perdeva, secondo quello che mi dice Stefano Bontade, perdeva molto tempo in compagnia del dottor Contrada. Non era il solito avvicinamento, la notizia e basta. Senta, le disse Bontade chi in commissione criticava Riccobono? Beh, non credo che mi disse chi, però era mormorio, quindi non era detta una cosa chiara, perché era una cosa molto grave se si doveva asserire in prima persona. Io dico che Rosario Riccobono è sbirro. Era una cosa che portava a conseguenze gravissime, quindi si poteva solo mormorare. Senta, lei nel periodo in cui si sottrasse al regime di semilibertà e venne a Palermo, dove stava? Dove abitava? Io non ricordo l'indirizzo, però abitavo in casa del mio povero figlio Antonio, che credo si chiamasse
via Croce Rosse, sì. Ma no, non ricordo esattamente, so che è un complesso chiuso dove ci sono 4-5 stabili dentro il complesso, e là c'era la casa del mio povero figlio, e cioè è un domicilio, sì, che io ho dato alla polizia o ai carabinieri, non ricordo, impostomi dal giudice di sorveglianza di Torino. Lei arriverà a Palermo, deve eleggere un domicilio, e di fatti sono venuti delle visite notturne nel periodo che sono stato a Palermo. Nel periodo in cui lei era in regolare licenza? Esatto. Per controllarlo? Sì. Io mi riferivo al periodo in cui lei si era invece sottratto illecitamente, diciamo, alla... Lei si trovò ad abitare per qualche giorno o per un lungo periodo presso la casa di suo figlio? Beh, io devo dire, se faccio ricordo bene, qualche giorno. Io abitavo molto più spesso a casa di Bontade o a casa di Inserillo, molto raramente a casa di mio figlio, sapendo che la polizia già sapeva l'indirizzo di quella casa. Lei ricorda se la polizia fece dei controlli a casa di suo figlio in quel periodo, nel periodo in cui lei si era sottratto alla semilibertà? Devo precisare una cosa, che io sono andato via da Torino, credo che ai primi di giugno, e il povero figlio mio è stato arrestato nel mese di agosto perché portò dei biglietti da 100.000 lire provenienti da un sequestro di persona al Monte di Pietà, e quindi è stato incriminato. Quindi in quel periodo nessuno andò a cercare a me in quella casa. Siamo nell'80, vero? Siamo sempre nell'80, sì. Senta, quindi, se ho ben capito, lei venne a Palermo nel 1980, lei venne a Palermo in più occasioni, alcune volte sulla base di un regolare licenza, e successivamente, a cominciare da giugno, sottraendosi al regime di semilibertà. Ho capito bene? Sì, sì, certo. Oh. Sia nella prima che nella seconda occasione lei si abitò quantomeno per un certo periodo a casa di suo figlio, giusto? Sì. E sia nella prima che nella seconda occasione dei suoi diversi viaggi lei ebbe modo di parlare, di incontrarsi con Ricobono. Sì. Lei è in grado di collocare con certezza quel colloquio che ebbe con Rosario Ricobono, cioè quel colloquio all'entrata d'oggetto il dottore Contrada? Lei è in grado di affermare con certezza se avvenne in occasione del primo o in occasione del secondo viaggio? No, non sono in condizione di poterlo affermare. Io incontrai tutti nel primo viaggio, da Michele Greco a Saro Ricobono a Pippo Valoa, incontrai tutti anche quando diventai latitante, ancora di più. Quindi proprio non so metterla in ordine di tempo quando è stata. Ho capito. Senta, in ordine alla sua semilibertà, quando questa semilibertà le venne concessa, le risulta se vi furono rapporti sfavorevoli, rapporti di polizia sfavorevoli da parte del dottore Contrada per la concessione della sua semilibertà? Guarda, io devo essere sincero, io non sapevo nemmeno che ci fosse rapporto favorevole o sfavorevole del dottor Contrada. Io sapevo una cosa: in quell'epoca mia moglie era in Italia e mia moglie si interessava per questa mia semilibertà. Mia moglie tornò un giorno e disse che la Corte aveva chiesto un ulteriore approfondimento a un fonogramma ricevuto dalla Questura di Palermo. Ma l'incompetenza di mia moglie non seppe spiegarmi che cosa era. Quando poi ci fu la seconda riunione della commissione, non so come si può chiamare, del tribunale per la semilibertà, mia moglie mi telefonò o venne in carcere, venne tutta felice e mi disse:
Io credo che il problema è stato risolto perché il pubblico ministero ha chiesto per te di concederti la semilibertà. Quindi mia moglie capiva che detto da un pubblico ministero già era quasi ottenuto, anche se non l'avevo ottenuto quel giorno stesso che il pubblico ministero si pronunziò. Sì, senta, lei all'epoca in cui vi era la pratica, questa in corso, la pratica della semilibertà, evidentemente, dico, è una cosa che deriva da quello che lei ha già detto, evidentemente non sapeva ancora dei rapporti fra il dottore Contrada e Enrico Bono, Rosario, giusto? Assolutamente no. Senta, i suoi rapporti con Enrico Bono e Rosario erano i rapporti che vi sono tra due uomini d'onore di particolare spicco, di cui uno capofamiglia, o vi erano dei rapporti che andavano al di là dalla comune appartenenza a Cosa Nostra? Cioè, eravate amici? Guardi, io potrei datarla questa cosa in un senso. Negli anni 60 Saro Riccobono era latitante, le nacque la prima figlia, io sono andato a casa sua, ho preso la bambina appena nata e gliel'ho portata perché lui era latitante. Parlo della prima figlia di Saro Riccobono. Quindi da ciò le do un'idea che cos'erano i miei rapporti con Rosario Riccobono. Quindi erano rapporti di amicizia? Di amicizia. Per quanto, e i suoi rapporti invece con Stefano Bontade? Beh, Stefano Bontade era anche lui un mio grandissimo amico, dormivo molto spesso a casa sua, quasi tutta la mia latitanza l'ho fatta a casa sua, ed ero stato uno di quelle persone che avevano deciso che lui appena ventenne fosse nominato capo della famiglia della Guadagna di Santa Maria di Gesù. Senta, lei sa se Stefano Bontade avesse negli anni 80 il porto d'armi? No, non lo so. Sa se Stefano Bontade avesse la consuetudine di portare con sé armi? Sì. In che senso? Stefano Bontà tutte le mattine andava a caccia. Stefano Bontà possedeva in quel fondo dove lui dormiva molto spesso insieme a me, fondo Magliozzo, aveva, non so, 50-100 cani, una cosa veramente assurda, e tutte le mattine andava a caccia. Quindi lui portava delle armi, che li portassi abusivamente io questo non so dirlo, nelle chiese mai. Lei si riferisce a quale periodo? Sempre periodo da giugno a gennaio dell'81. Lei sa se in quel periodo Stefano Bontade fosse latitante? No, in quel periodo non era latitante. Non era latitante. Senta, per quanto riguarda i latitanti, in quel periodo chi erano i latitanti di Cosa Nostra di maggiore rilievo che lei ricorda, che lei frequentava abitualmente? Lei mi dà un tema molto difficile. Comunque, le posso dire, Scarpazzetta, Dottor Reina, Provenzano. Riccobono, ma forse no, Riccobono senz'altro, forse Giovannello Greco, forse non so dire con esattezza, ma Riccobono senz'altro, forse Giovannello Greco, forse non so dire con esattezza, ma i latitanti erano molti, erano assai, non era uno, due, tre, erano molti, quasi nella maggioranza dei casi erano latitanti. Inserillo, ricorda se era latitante? Inserillo, tutti gli Inserillo che non erano carcerati erano latitanti. Tutti. Senta,
Per quanto riguarda in particolare Inzerillo, lei ha già riferito alla Commissione Antimafia di essersi recato spesso da lui e che si svolgevano da lui spesso delle riunioni, che erano presenti molti mafiosi. Vuole riferire questo episodio? Sì, certo. Anzitutto dovrei spiegare la località, ma io non conosco la strada, il nome della strada non lo conosco. Posso dare un punto di riferimento, che sarebbe che per l'ingresso della sua proprietà, della proprietà di Salvatore Inzerillo, di rimpetto c'era un deposito di olio o petrolio o qualche cosa di questo genere che apparteneva a Salvatore Montalto, latitante anche lui. Da questa proprietà si andava direttamente in un casolare dove per le poche volte che ci sono andato io vedevo centinaia di macchine posteggiate di gente che veniva da tutta la Sicilia e gli dicevo: ma come mai? Qua tutte le mattine si alza un elicottero, accanto c'è l'aeroporto di Bocca di Falco in un burrone, si alza l'elicottero, appena si alza l'elicottero vedrà tutte queste macchine posteggiate. E lui mi diceva, siccome mi dava del lei, non si preoccupi, no. Quindi non avevo ragione di chiedere, ma vedevo che loro agivano con una certa tranquillità. E lui stesso, oltre ad avere dei fratelli, degli zii in carcere, era latitante in quel momento. Lei diceva un elicottero, che tipo di elicottero? Cioè, Io non so dirlo, se era dei carabinieri o della polizia. Comunque, ma un elicottero delle forze dell'ordine comunque. Sì. E quindi Inzerillo, tutte quelle macchine erano tutte, o comunque la maggior parte, di macchine appartenenti a uomini d'onore che si riunivano lì? No, la maggior parte, tutte. Senta, a proposito dei latitanti, le risulta, per sua conoscenza diretta, che in quel periodo vi fossero latitanti che frequentavano locali pubblici? I giovani tutti. Io per esempio sapevo che se ne andavano a ballare in quel locale dei Salvo, non so come si chiama quell'albergo, Hotel Zagarella? All'Hotel Zagarella, che loro andavano nei matrimoni che si svolgevano in quei locali, andavano a ballare anche a Palermo, mi sembra che siano dei locali, dei night, dei notturni, e andavano a ballare. Poi io stesso ero portato in giro per Palermo con la massima tranquillità. Io non sono stato nascosto sopra le montagne, io sono stato in città a Palermo. Sì, senta, per quanto riguarda queste cose che le furono dette da Ricco Bono e da Bontate sul dottore Contrada, lei quando le ha riferite per la prima volta all'autorità giudiziaria? Come? Quando l'ha riferito per la prima volta a un giudice queste cose? Ho capito. Io credo nel 1984. A chi? A dottore Falcone. Ora, nelle dichiarazioni... Malvolentiere, per la verità. Allora, vuole essere più preciso, che intende malvolentieri? Malvolentieri intendo che non volevo entrare in un campo dove io sentivo che avrei parlato delle cose che io non avrei mai potuto provare. Erano delle cose che non appartenevano più solo agli uomini d'onore, appartenevano a persone che servivano lo Stato, quindi avrei incontrato grande difficoltà. Ma siccome già ne avevo parlato a voce col dottore Falcone, direi che quasi lui, forse non uso un termine esatto, ma mi costrinse a fare il verbale, perché disse: signor Buscetta, mi dispiace, lei ne ha parlato con me, io ho il dovere di mettere a verbale che lei me ne parlò. Quindi non posso farne a meno di scrivere il verbale. Sì. Quindi quando io feci il verbale, io lo feci malvolentieri il verbale, non ero predisposto
in quell'epoca a parlare di persone che servissero lo Stato. Lei dice, queste cose le disse a malincuore, ci sono però delle leggere differenze tra quello che lei disse nell'84 e del 92. Per esempio, nelle dichiarazioni... Signor Presidente, chiedo scusa. Le domande, che faccia le domande il pubblico ministero? Sì, sì, appunto, perché non, sì, no, allora, noi non abbiamo i testi e quindi... Allora, lei ricorda se nel 1984 precisò che Rosario Riccobono... Signor Presidente, mi pare che... Precisò che cosa? Faccia le domande. Se le mi interrompe, avvocato. No, lei sta dicendo già qualcosa. Allora, io voglio impedire di finire lei... la domanda e poi fare la faccia sua completare... Giusto, avvocato? Avvocato Sbacchi, faccia completare la mai domanda. Se lei poi si oppone, lo fa presente. Lei quando fa le domande. Non vedo perché questa regola non debba valere. Pubblico ministero. Sì, prego. Se mi consente qualcuno prego, di prego, fare la domanda. Allora, da capo. La domanda è questa. Lei ricorda se... nel riferire al dottore Falcone quanto le aveva detto Rosario Riccobono, lei riferì che Rosario Riccobono le disse no, di avere... No, no, Presidente, non è possibile, allora, lei, allora, un altro, non è possibile così in questi termini. Riformulo la domanda, Presidente. Le ricorda se Rosario, se lei disse al dottore Falcone, se Rosario Riccobono pronunciò il nome del dottore Contrada a lei in quella conversazione? Credo che questa domanda in questa forma sia ammissibile. Ha capito la domanda? Non ha capito la domanda. Allora, e neanche noi l'abbiamo capito. Per la domanda è se lei già al dottore Falcone riferì o meno che Rosario Riccobono le aveva detto che aveva a disposizione il dottore Contrada. Ma neanche la capisco adesso. Se non abbiamo fatto già un discorso completo. Sì, forse... e questo era il discorso. Cioè, il discorso è... se lei ha ricordo preciso del contenuto delle dichiarazioni già rese al dottore Falcone e se ricorda che il contenuto di quelle cosa aveva detto a Falcone, questo ecco, vuole sapere sì. Ecco. Se lei ricorda cosa aveva detto a Falcone. Benissimo, adesso ho capito. Io posso dire no, in quanto è una cosa che risale a 10 anni fa. Come faccio a ricordarmi esattamente quello che è stato il verbale del dottore Falcone? Se è questo che voleva sapere. Nelle grandi linee. Dico. Le grandi linee sono sempre lo stesso. Io credo quello che ho detto nell'84 e quello che ho detto nel 92 o nel 93. Io non credo che abbia mutato. No, no, la sostanza non è mutata. Il punto è che c'era soltanto questa leggera differenza, nel senso che nelle dichiarazioni che lei rese oggi... Le chiedo scusa, non possiamo... Devo spiegarla la domanda. Pubblico ministero, faccia la contestazione. Allora, la faccio in forma di contestazione. Allora, faccio presente al... Legga la parte la dichiarazione, che è diversa sì. Da quella... Va bene. Resa allora, leggo. Quando mi sono recato a Palermo in licenza durante il regime di semilibertà, mi sono incontrato anche con Rosario Riccobono, il quale mi disse che era opportuno che io non rientrassi a Torino e riprendessi il mio posto attivo in seno a Cosa Nostra. Soggiunse che potevo nascondermi nel territorio della sua famiglia e che non c'erano problemi che qualcuno venisse a cercarmi perché la polizia non sarebbe venuta a cercarmi in quella zona. Successivamente, quando mi allontanai arbitrariamente da Torino e ritornai a Palermo, riferì il contenuto delle suddette affermazioni del Riccobono a Stefano Bontade ed egli mi rispose che Riccobono era sbirro in quanto amico di Contrada della polizia di Palermo. Quindi, quello che rilevo con la lettura di questo verbale è che il riferimento, almeno dal verbale risulta, il riferimento al dottor Contrada venne fatto soltanto in relazione alla conversazione con Stefano Bontade, non a quella con Rosario Riccobono. La domanda al signor Buscetta era se sa dire le ragioni per le quali quelle dichiarazioni dell'84 sono in forma ben più sintetica rispetto a quelle dichiarate oggi. Presidente, chiedo scusa, è una domanda o una contestazione? Se è no... una forma di contestazione, perché contestazione ha letto... dica qual è la verità, non se è preciso, se ha letto, se fu, ha letto se questa... fu... se fu sommaria, se fu non sommaria, se fu superficiale. È una forma di contestazione con una richiesta di domanda a chiarimento. La contestazione. Insomma, lei a Falcone non aveva detto che
che sarà stato Ricco Bono a fare il nome di Contrada, mentre poi invece ha detto così. Qual è la verità? Signor Presidente, mi deve concedere solo 2 minuti. Prego. E risponderò alla domanda esaurientemente come. Questa settimana ho assistito a dibattiti televisivi che si parla dei pentiti, non pentiti, adesso diventate collaboratori, non si usa più la parola pentita, e vedo come si sta giocando molto sulla dignità e sull'onore delle persone che hanno scelto di collaborare con la giustizia. Io ho sentito avvocati, ho sentito opinioni giornalistiche, ho sentito ministri parlare di un problema che nasce improvvisamente, non si sa orchestrato da chi, ma non è da lei che desidero risposta, è solo una mia esposizione. Io non credo, almeno per quanto riguarda me, e voglio dirlo a voce ben serena e forte però, per quanto riguarda me, io non credo che abbia qualcosa da rimproverarmi, io non credo che mai mi sia inventata qualche cosa per fare del male a delle persone che non hanno colpe per io farci del male. Io non ho fatto male a nessuno, io ho ricevuto del male, ma io ho fatto solo deposizione delle cose che io ho saputo, che le ho date a disposizione del magistrato per il magistrato valutarle. Io non sono stato il banco dell'accusa, sono stato il testimone, semmai, dell'accusa. Io vedo che si mette in gioco così con molta facilità, come se i giudici improvvisamente nell'arco di 10 anni si siano messi sempre d'accordo con tutti gli imputati per orchestrare i processi. Io non sono d'accordo, io non appartengo a quella categoria, io sono una persona per bene, io ho ricevuto molti dolori e con il mio dolore so benissimo che non devo provocare dolore ad altre persone. Io mi sento la dignità a posto. Se i pubblici ministeri decidono fare la contestazione come in atto hanno fatto, io faccio un rilevamento e vengo alla risposta al pubblico ministero e dico: è scritto, se io per caso ai giudici che vennero a interrogarmi nel 1992 mi abbiano esibito copia di quello che avevo detto nel 1984. Se mi avessero esibito una copia, avrei copiato esattamente quello che avevo detto nel 1984. Invece ho fatto una nuova versione, ma non narrate. Io ho fatto la versione che in quel momento, nel 1992, ricordava l'episodio di Centro Era. Il dottor Contrada si conosceva con Ricco Bono, sempre attraverso quello che dice Ricco Bono. Io ho detto sì, l'argomento che ho trattato nel 1992 è sempre lo stesso. Io non ricordo se ho detto il primo viaggio o il secondo viaggio. Poi nel primo verbale, così come l'ha letto il pubblico ministero, io vedo che c'è una manchevolezza. Il dottor Falcone, che in pace riposi, anche per la stima che ci avevo, non ha approfondito nel verbale. Cioè, come io sapevo, prima di andare a chiedere a Bontadi del contatto fra Ricco Bono e il dottor Contrada, se nessuno me l'avesse detto, doveva esserci una fonte. Si vede che in quell'occasione il dottor Falcone non me lo domandò. Sono stato chiaro, pubblico ministero? Va bene. Senta, passando ad altro argomento, lei ha avuto modo di conoscere, come appartenente a Cosa Nostra, Salvatore Cancemi? Sì. In particolare, quando lei ebbe modo di conoscerlo, lui a quale famiglia apparteneva? Aveva qualche carica all'interno di Cosa Nostra? Lui apparteneva alla famiglia di Portanuova, dove io stesso appartenevo, e l'ho conosciuto dentro il carcere, credo intorno al 75 o al 76, a Lucerdone, dove mi fu presentato da un altro componente della mia famiglia, un tale Francesco Scrima.
Senta, ebbe modo di conoscere anche Gaspare Mutolo? Sì. Gaspare Mutolo era già uomo d'onore quando l'ha conosciuto lei? Sì. Appartenente a quale famiglia? Di Partano Mondello, la famiglia di Rosario Riccobono. Va bene, il pubblico ministero. Dobbiamo acquisire questo interlocutore perché c'è un contrasto. È in fotocopia, Presidente. Sì, va bene. Il pubblico ministero ha concluso. E allora il Tribunale dispone a acquisirsi l'interrogatorio, qual era? 18 settembre, se non mi erro, 84. Il Tribunale dispone a acquisirsi al fascicolo del dibattimento l'interrogatorio reso da Buscetta il 18 settembre 1984 per la parte in contestazione. Il pubblico ministero ha finito? Sì. La difesa può iniziare? Domanda di ordine generale. Dalla contestazione del pubblico ministero e da quanto ha dichiarato poc'anzi, abbiamo appreso che lei, signor Buscetta, ebbe una licenza durante il regime di semilibertà e si recò a Palermo. Ci può indicare l'anno? Va bene. 1980. Sì. E più o meno il periodo? L'ha pure detto, avvocato. Sono tutte notizie che ha già dato. 80 e giugno, ha detto. Giugno 80, gennaio 81, ha indicato il periodo in cui rimase a Palermo. Non della licenza, perché vorrei sperare che non diano 6 mesi di licenza. No. Il signor Presidente, il permesso, lui mi sta chiedendo del permesso, il permesso è intorno a marzo o aprile e l'evasione nel mese di giugno. Quindi intorno a marzo o aprile dell'80? Dell'80. Cioè quando era già a Palermo sostanzialmente, perché vostra signoria mi ha controllato in questo momento, il Buscetta ha detto che dal giugno 80 al gennaio 81 era latitante. E rimase a Palermo. Da latitante. Da latitante. E quindi il permesso lo ebbe da latitante per recarsi a Palermo. Lo ebbe a marzo il permesso. E marzo lo ebbe successivo o il marzo precedente? Il marzo dell'80, l'ha detto. Quindi proprio. Precedente. Quindi marzo 80. Ha dichiarato poc'anzi che non è stato mai a conoscenza dell'intervento scritto del dottor Contrada, col quale, attraverso la questura di Torino, fece notificare al giudice di Torino, appunto, che era sconsigliabile che egli venisse ammesso al beneficio che aveva domandato. Lo conferma questo fatto? Lei non seppe che era stato il dottore Contrada a dare un parere negativo? Assolutamente. No, non lo seppe. No. Ma era munito di un difensore il Buscetta? Certo. E quindi non ebbe modo di incontrarlo in occasione di questa misura, di questa udienza? No, anche perché io non sono andato all'udienza. Io mi trovavo al carcere di Cuneo e l'udienza si svolgeva nella tribunale di Torino. Posso dire colleghi? Amici? Io credo amici. Che lei dovrebbe modificare questo. Amici? Però, ecco, meglio amici che amici. Colleghi. Amici. Io credo che, e non desidero polemizzare, avvocato, mi crede, non ho nessuna animosità per polemizzare, ma io, una persona che è nata in una determinata città, che ha vissuto in quella vita, in questa vita, proprio quella città, anche da carcerato, ma non è ovvio che scappando il primo pensiero che ha, correre dove ha tutto il suo nucleo familiare di sangue,
e andare a vivere un po' in quella terra per andarsene poi? Solo questa è la mia frizione. Ma certo. Quindi, ma non solo di sangue io le chiedevo, anche di famiglia nell'altro senso, di mafia. Ma certo, fino a quando si esce dalla mafia, la mafia è meglio. Quindi sostanzialmente il mio intendimento è questo, lei mantenne, continuò a mantenere anche dalla sua posizione di detenuto, quando lo fu, i rapporti con i suoi amici della stessa famiglia e della mafia in generale? Ma avvocato, ma io non sono stato a Luciardone in isolamento. Sì, sì. Io sono stato a Luciardone insieme costantemente, minimo a 30-40 uomini d'onore, tutti congregati all'infermeria. Perfetto. Ma è logico che ho tenuto il rapporto. Benissimo. Quando il Riccobono, mi pare che lei non ricorda quando Riccobono le fece questa dichiarazione sul dottor Contrada, cioè che il dottor Contrada gli era amico. L'anno non lo ricorda, mi pare. No, che l'anno sì. Ah, l'anno sì. L'anno sì. Me lo vuole ripetere, per favore? L'80. 1980. 80. Senta, il mese lo esclude, cioè non lo ricorda. Il periodo? No. Non lo ricorda. Lei ha dichiarato che Riccobono sostanzialmente le poteva garantire con questa sua amicizia la sua latitanza se lei fosse rimasto nel suo territorio, nel territorio cioè di Riccobono. Esattamente. Lei sa nell'anno 1980, cioè esattamente in quel periodo, quale fosse professionalmente l'attività, la funzione del dottor Contrada? No. Ma lei, con la sua esperienza, dico di allora, credo che abbia avuto a che fare ripetutamente con le forze dell'ordine, certo non in una posizione di supporto, ma di antitesi. Quindi penso che dovesse conoscere bene la funzione, che so, del nucleo investigativo, i nomi di chi lo comandava, della squadra mobile, chi fosse a capo e via discorrendo. Eravate avversari o nemici? Sì, e allora? E allora le chiedo, sì, nel 1980 lei sapeva, e nel 1981, a quale ufficio era preposto, se lo era, il dottor Contrada? Anzitutto chiariamo, non nel 1981, parliamo del 1980. Fino al gennaio 81 lei ha detto, sì, di essere stato latitante a Palermo. Lei colloca l'81 come se io fossi a Palermo, non sono a Palermo. Io all'81, ai primi di gennaio dell'81, esatto, sì, sì, sono fuori dall'Italia. Per carità, quindi non periodo. Lo considero l'81, consideriamo l'80. Io sapevo che il dottor Contrada era un grosso poliziotto che risiedeva a Palermo e che faceva, non so, l'avevo sempre sentito dire che era il dottor Contrada. Io non ho bisogno di sapere qual era la qualifica attuale del dottor Contrada, attuale del momento. Lei che ha esperienza o che aveva esperienza, quando Riccobono le fece questo discorso, cioè che le poteva garantire la latitanza, perché certamente la polizia di Palermo, a suo dire, non sarebbe venuta a cercarlo, ma lei non si pose il problema che altre forze dell'ordine potessero interessarsi di lei e potessero essere messi e porsi alla ricerca di latitanti? Può darsi, però nella garanzia di Saro Riccobono c'era un qualche cosa che se fossero venuti anche di altre parti, ma questo è sottinteso, non è detto esplicitamente, lui l'avrebbe saputo. Quindi se lo diceva perché lo sapeva da Contrada o lo diceva perché lo sapesse da altri, lui mi dimostrava una certa sicurezza nel dirmi non ti allontanare perché qua sarai sicuro. Quindi sostanzialmente, se ho ben capito, il Riccobono si accreditò presso di lei dicendo che non solo il dottor Contrada, quindi non solo la polizia, fosse lui in condizione di controllarla,
Ma anche altre forze dell'ordine, o no? Lui non ci accreditò, anzitutto. Lui prese una grande responsabilità. E questa è la parola che io desidero modificare. Lui assunse una grande responsabilità nei miei confronti che mi permetteva di farlo mettere in gioco con la vita se a me fosse successo qualche cosa. Non vuole sapere, l'avvocato vuole sapere se... Io non la so questo. Se Enrico Bono le disse che le informazioni lui le avrebbe ricevute soltanto dal dottore Contrada o anche da altri. Come nome mi fece solo quel dottor Contrada, di altri... Ma lei ha parlato in questo momento che avrebbe garantito Enrico Bono anche dell'eventuale accesso, dell'eventuale ricerca di altre forze dell'ordine nei suoi confronti. Io non ho detto che lui garantiva, io ho detto che lui assumeva la responsabilità, che è una cosa ben diversa secondo me. Lui, dicendomi non andartene, lui assumeva una grande responsabilità, non è che mi garantiva. La garanzia doveva darsela a lui, non a me. E lei avrebbe sostanzialmente rischiato di essere arrestato nuovamente, e non era nuovo a questi incidenti, su una garanzia formale del Enrico Bono, il quale lei fa capire in caso contrario avrebbe pagato con la vita. Avvocato mio, lei vuole da me una risposta di opinione? No, io non voglio, io desidero solo la risposta. No, lei vuole da me un'opinione, perché? No, non ne voglio la risposta è che io me ne sono andato. No, io non ho accettato quello che mi ha detto Enrico Bono. E perché non l'ha accettato? Perché io volevo godermi la mia libertà insieme alla mia famiglia dopo 8 anni passati in carcere. E ciò significa che Enrico Bono non le diede adeguate garanzie? No, questo non ha a che vedere. Questa è una scelta mia. Lei ha parlato, per averla avuto riferito, così ha detto, di una continua frequenza del Enrico Bono col dottor Contrada. Mi vuole spiegare più specificamente che significa continua frequenza? Lei che cosa voleva dire con questi contatti quotidiani, bisettimanali, non lo so, dica lei. Cioè cosa voleva dire Stefano La continua Contrada. Frequenza. No, cosa volevo dire io. Sì. Cosa voleva dire Stefano certo, Contrada. Certo, cosa le disse? Ecco, la frequenza. Io credo che ho parlato una lingua italiana, a meno che forse con l'accento siciliano. Ho detto frequenza. Cosa devo dire di più? Contrada le parlò di una frequenza. Frequenza. Cosa devo dire di più? Ma questa frequenza, intendo dire, era quotidiana, era mensile, era semestrale? Che cadenza aveva? Si intende molte cose con frequenza, ma anche niente. Lei mi domanda una cosa che non so rispondere. Non posso rispondere. Benissimo. Perché non lo so. Lei... Ma quando si parla una parola... di dire frequenza, ciò significa che è più del necessario. Allora si dice frequenza. Okay. Se poi è 3 volte al giorno o 1 volta alla settimana, io non lo so. Benissimo, e questo mi interessava. Lei incontrò mai, vide mai insieme Enrico Bono e il dottor Contrada? Io ho detto che ho visto il dottor Contrada solo 1 volta nella mia vita. Sì. In quella circostanza. Benissimo. Vai. E nelle sue frequentazioni con Enrico Bono, il Enrico Bono ebbe mai a dirle che magari da poco o aveva incontrato o stava per andare a un incontro del dottor Contrada? No. E quante volte ebbe a dirle durante le vostre frequentazioni, intendo tra lei e Enrico Bono, quante volte ebbe a dirle di essere in contatto col dottor Contrada? Ma io, se non prendo sbaglio, io e Enrico Bono siamo 2 uomini d'onore, e lui certo. Non deve fare nessun rapporto a me, e lui non deve dirmi io vado a incontrarmi con Contrada. Ho capito. Non ha ragione di darmi una spiegazione che si incontri con Contrada. Sì. Quante volte le ha detto che aveva Contrada, insomma, nelle mani? Io credo 1 volta. Eh? È stato insufficiente 1 volta. Una sola. È stato insufficiente. Senta, non riesce a ricordare se fu prima che lei
ebbe il provvedimento definitivo da Torino, dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, o fu prima o dopo? Avvocato mio, ho già risposto che non riesco a ricordare qual è il momento. Sì, non riesce a ricordarlo. Però io credo che il momento dovrebbe essere dopo, in quanto c'è la mia decisione di lasciare Palermo e di andarmene. Sì, quindi questo lei ne fa una deduzione. Io desideravo tornare un attimino all'interrogatorio che ormai è acquisito, in quanto contestato dal pubblico ministero, che lei, signor Buscetta, ebbe a rilasciare il 18 settembre 84, laddove lei dice a un certo momento, verso la fine, dopo aver detto che si allontanò arbitrariamente da Torino. Avvocato, e cos'è una contestazione? Che cos'è? È stato acquisito solo per la contestazione. Per la contestazione. Quindi, e io se lei deve fare una contestazione, la faccia. E mi riferivo a fare domande. No, mi riferivo appunto, signor Presidente, alla parte della contestazione, laddove il Buscetta ha dichiarato sostanzialmente il contenuto delle suddette affermazioni di Riccobono, lui le riferì a Stefano Bontade, che gli rispose che Riccobono era sbirro in quanto amico di Contrada della Polizia di Palermo. Lei ha detto di avere risposto così genericamente, in quanto non le furono fatte domande più specifiche. Ho capito bene, me lo conferma questo? Ha capito? Sì. Io guardo lei se devo rispondere, sì, o no. Sì, rispondo. Sì, sì. Detto sì. Ma è il verbale che lo spiega. Sì, sì, sì. Questa è una mia deduzione dal verbale. Lei risponde, cioè non è che il dottore Falcone mi fa la domanda e io non rispondo. Non le fece la domanda. Non c'è nel verbale la domanda. Sì, io questo sto dicendo, per carità, non precorriamo. Oh no, nessuna animosità, avvocato. Nel novembre 92, il 25 novembre, appunto, lei invece, ed è stato, mi pare, oggetto di contestazione per questa parte. No. Lei no, invece dà. Non è stato oggetto di. Lei invece dà delle notizie più ampie, più approfondite. Io le chiedo, prima del 25 novembre 92, lei, signor Buscetta, è stato interrogato su questo argomento, ovviamente, da altre autorità, qui in Italia o anche fuori? Ha capito? No. No. No? No. No. O perlomeno credo di no, perché io ho dato tante deposizioni che poi io non ho più la cognizione, ma credo fermamente no. No. Né sul dottor Contrada né su altro, io mi riferivo soltanto alla posizione che ci interessa qui, ovviamente, non ad altre. Sul dottor Contrada. Sul dottor Contrada, cioè se ho fatto altre deposizioni con altri giudici, no. Con altre autorità le ho chiesto. Altre autorità, dice. Quindi anche non giudici, vuole sottintendere l'avvocato. Anche non giudici. Non ho capito la domanda. Cioè in America. No, non, anche in America. Anche in America. Si è parlato, oltre all'interrogatorio del 1992, ha reso altre dichiarazioni, anche ad autorità diverse dai giudici. No, assolutamente no. No. Benissimo. E allora, signor Presidente, desideravo procedere a una contestazione e poi farò la domanda. La premessa, se mi consente, la lascio. Il 25 novembre 92 al Pubblico Ministero di Palermo dichiara: come ho già spiegato ai parlamentari,
I fatti di cui adesso intendo parlare si inseriscono in problemi assai delicati e complessi e pertanto rendono indispensabile una rigorosa e attenta attività di riscontro che per ragioni tecniche ed istituzionali può essere adeguatamente svolta soltanto dalla magistratura inquirente. Lei conferma questa dichiarazione resa al pubblico ministero di Palermo? Possono chiederle, signor Presidente, c'è opposizione? La contestazione. E la contestazione su che cosa? La contestazione sul fatto che ha negato in questo momento di essere stato interrogato da altre autorità. La domanda era su Contrada. Siccome questa è la premessa, sentito, la domanda era se lui aveva parlato ad altre autorità. Certamente. Di Contrada. E lui ha detto no. E lui ha detto no. E lui ha detto no. E da questo verbale risulta che ha parlato da di Contrada verbale con altre autorità oltre. Certo, signor Presidente, perché questa è la premessa, quello che dirà subito dopo, e io lo posso anche leggere. In tale ambito intendo rispondere anche a tutte. Lei le deve parlare solo della. Non che ci sia stata una dichiarazione alla commissione parlamentare, eccetera. Se si parlò di Contrada in queste dichiarazioni, questo è il problema che lei ha posto. Io ho posto il problema se il Buscetta, in sede diversa da questa giudiziaria, benissimo, ha mai parlato, gli è stato mai chiesto qualcosa, notizie sulla posizione del dottor Contrada. Sì, certo. Esattamente. Sì. E ora risulta, non la risposta è no, e infatti non l'ha mai detto. Esatto. Lei ha parlato di Contrada ad altre autorità, alla commissione parlamentare. L'unica audizione di Tommaso Buscetta. Non mi ricordo. Non se ricordo. Durante. Okay. Comunque, se durante, signor Presidente, se mi consente, l'unica audizione di Tommaso Buscetta alla commissione antimafia è quella del 16 novembre 92, che è antecedente addirittura all'interrogatorio. È evidente che il Buscetta non ha detto nulla su Contrada prima ancora che la Procura di Palermo mettesse qualsiasi ordine di custodia cautelare nei confronti del dottor Contrada. E il verbale di cui era stato chiesto peraltro l'acquisizione è stato respinto e a disposizione la difesa del fascicolo pubblico ministero e non c'è alcun cenno al dottor Contrada in quel verbale. E allora risulta in quella... Sì, io ho chiesto se aveva presente, io non ho potuto portare tutti gli altri atti, quindi siamo in una situazione e questo è il problema. Non si fa la contestazione. Ma lei risulta che in quello... Le risulta che all'antimafia lui ha parlato di Contrada, avvocato Milio. Signor Presidente, io... E andiamo direttamente al cuore del problema. Questo può contestare. Certo, se allora io... Allora le risulta questo. Io non posso dirle con estrema certezza perché non ho gli atti allora in questo momento, signor Presidente. Che... È inutile. È inutile, non credo che sia. Qua comunque c'è il verbale, se vuole consultare. Comunque, in ogni caso, prendo atto che lui ha dichiarato di non averle mai parlato dall'84, dal primo interrogatorio crede, fino... Crede. Prego? Crede, ha detto, crede. Sì, sì, crede. Ancora una domanda. Cosa intende dire? Perché lei, signor Buscetta, ha ritenuto che lo Stato soltanto, non allora, ma adesso, fosse in grado di recepire la validità e la valenza delle sue dichiarazioni e quindi procedere a una lotta a Cosa Nostra più approfondita, mentre prima lei ha dichiarato che non riteneva lo Stato adeguatamente attrezzato. Cosa intende dire? Ha capito? Sì. Beh, è articolata questa risposta, ma necessariamente devo farlo. Io nel 1992 sono venuto in Italia dopo essere stato sentito negli Stati Uniti da dei giudici che non ricordo il nome, ma in ogni caso del Tribunale di Palermo, e disse che dopo la morte di Falcone per me si era aperta una nuova era. Io penso che il dottore Falcone meritasse da parte mia che almeno io collaborasse affinché alcuni altarini dello Stato italiano ancora non scoperti fossero scoperti. Parlai, venni in Italia e fui sentito dalla Commissione Antimafia, come lei ricordava un momento fa.
pensavo che l'Italia in quel momento effettivamente fosse, anzi più che l'Italia, diciamo le autorità preposte alla lotta contro la mafia, fossero già veramente convinte dopo la morte del dottore Falcone e del dottore Borsellino che si dovesse lottare la mafia. Ma è stato un fuoco di paglia. Mi sono reso conto che non era vero ancora. Me ne fuggii in America dopo aver dato un'intervista al giornale La Repubblica e dissi esattamente quello che sta succedendo oggi. Dissi che la lotta doveva scatenarsi contro i cosiddetti pentiti. Oggi noi assistiamo a questo. Comunque non era questa la risposta che lei voleva da me. Lei voleva la risposta perché io all'84 che cosa era cambiato. Per me era cambiato che dopo il sacrificio della vita del dottor Falcone con la moglie e la scorta e il dottor Borsellino, lo Stato avesse capito finalmente che la mafia non era più una squadra di gangster che tiravano mitragliate. La mafia era qualcosa di serio, la mafia era un problema che andava affrontato, perché la mafia era l'antistato dell'Italia, non era più quella malvivenza che si pensasse. Ma mi ero sbagliato, se vuole che io dica questo, mi ero sbagliato. Invece nell'84 vuole sapere l'avvocato perché non aveva parlato. Perché anche in quell'epoca non ritenevo opportuno che io ne parlassi, in quanto che ritenevo che il problema doveva essere affrontato quello fra mafiosi, lasciando al di fuori di quello che potevano essere i mafiosi, in modo di poter veramente avere un indirizzo alla giustizia. Perché se io cominciasse in quell'epoca a parlare di politica, io avrei aperto un mare di indagine con la paura di essere inghiottito da tutti e da tutto. La domanda era più concreta, era meno ideologica. La mia non è ideologia, la mia sofferenza, avvocato, è diversa. La mia non è ideologia. Ma io ho pagato per questo. Ma io non le ho chiesto di lei, di questo abbiamo tutti il massimo, la massima solidarietà nei suoi confronti, signor Buscetta. Il problema, prego, il problema era diverso, quello ho posto io. Volevo chiederle e desidero sapere, in concreto, cioè praticamente, lei prese questa decisione, ma perché praticamente ebbe segnali, qualche cosa che la spinse a non parlare allora e a parlare adesso? Oppure è stata una sua opinione, una sua verità concettuale, una sua decisione concettuale e basta? Lei ritenne e basta? Oppure ci furono dei segnali concreti, allora negativi, oggi positivi? Non so se sono stato chiaro. No, è stato chiarissimo, avvocato. Devo dire che come non mai. Io, la mia è una scelta personale. Non ci sono segnali. Ci sono segnali di una persona che ha delle sofferenze e capisci che la sua terra ormai è una pagina gialla che bisogna buttare via. Quindi non ci sono segnali mie, scelte mie personali. E quindi praticamente lei sta dicendo cosa diversa da quella che avevo capito io, cioè è stata una sua scelta personale allora di non parlare e oggi di parlare, non che le istituzioni allora non fossero disponibili a seguirla e oggi lo sono, o mi sbaglio? Sì, avvocato, si è finito? Sì. Ma è il riflesso. Le mie scelte sono il riflesso a quello che vedo. E che cosa ha visto? Ma io ho visto che a quell'epoca non c'era nessun interesse di parlare di mafia. E per esempio che? In concreto. Per esempio, lei lo sa meglio di me, avvocato. Forse lei stava parlando di mafia, qualcuno le disse non ne parlare perché non è il momento. Come? No, non ho capito, sinceramente non ho capito. Volevo chiederle, le stavo chiedendo, lei ha parlato che il suo atteggiamento odierno e anche quello di allora è stato il riflesso della situazione
contingente. Bene, io le chiedo, praticamente, allora, ci fu qualcuno che le disse, senta signor Buscetta, non parli di mafia perché non sarebbe capito, non sarebbe creduto, e oggi invece è il contrario. Ecco, vorrei capire praticamente perché oggi la sua metamorfosi rispetto a quella di allora, cioè di parlare oggi e di non aver parlato allora, avendo anche allora interlocutori più che validi. Avvocato, io ho l'impressione che lei ha perso il filo, non è un rimprovero, ma lei parla di mafia, carità, che io non lei volevo si può parlare di mafia. Tutto, anzi si deve accettare tutto. Va bene, no, ma quindi no. Faccia ma come crede che vuole che le dica. Parlare di mafia. No, lui vuole sapere questo. Ma lui ha detto che lei non parlava di mafia, io invece parlavo di mafia. Lei non parlava, io non parlavo di politica. Io non parlavo di politica. Ed era una scelta mia precisa, ma io credo che nei verbali ho fatto inserire con la calligrafia del dottore Falcone, il quale le disse: io non parlerò mai di questi argomenti perché io sarò portato in un manicomio criminale e lei in un manicomio civile. Nessuno mi crederà. Sì, però lei non ha ancora chiarito il perché di questa sua convinzione. Allora, va bene, ma questa è un'esperienza personale. Perché c'era questa sua convinzione? Ma chi aveva questa convinzione? È un'esperienza personale. Io ho visto nel passato come erano stati i processi mafiosi. I processi mafiosi nel passato, me compreso, erano stati di assoluzione. Avevamo fatto un processo a Catanzaro che aveva fermato l'Italia dicendo abbiamo scoperto i mafiosi, ma si era concluso con un niente di fatto, 0-0. Avevamo fatto un altro processo, i 114 a Palermo, che si era concluso con un 0-0. Un pubblico ministero che aveva parlato del presidente della mafia, e di questo ne parlerò all'ultimo, ha chiesto la condanna, la massima condanna, appena espiata, un anno, un mese e un giorno, per Gaetano Badalamenti. Questi erano i processi che si facevano contro i mafiosi. Quindi questa è un'esperienza mia, un'esperienza che ho acquisito durante la mia vita, è per questo che posso fare delle scelte e dire questo lo dico e questo non lo dico, ma non è una sfida alla giustizia, al quale io devo inchinarmi rispettosamente, è una scelta mia. D'accordo. E allora lei nel 1984 decide di parlare, perché evidentemente aveva ritenuto questa situazione modificata, perché altrimenti lei avrebbe taciuto anche nel 1984. Rispondi. Allora andiamo al 1984, i miei primi colloqui con Giovanni Falcone. Sì. È vero? Certo. Questa è una scelta che io ho avuto, perché il dottore Giovanni Falcone, lo avevo saputo in precedenza, era considerato, non posso ripeterlo in questa aula, una persona invisa ai mafiosi che io conoscevo. Essendo invisa ai mafiosi che io conoscevo, la figura del dottor Falcone era la figura adatta a cui poter aprire un dialogo. Questa fu anche una mia scelta coraggiosa, che ho avuto la fortuna. E quindi sostanzialmente la sua conversione nel 1984, al distacco da Cosa Nostra, è stata dovuta a una necessità sua diretta personale, contingente. Io guardo lei per rispondere, perché lei mi deve dire che può rispondere. No, lei parla di contingenze. Perché contingenze? Lei non deve usare perché questo lei termine. No. Io credo che non merito questo termine. No, per la carità, mia è una scelta per carità, molto non travagliata. È un'offesa, non la metto non è di contingenze. Piano. Io non uso i termini forbiti. Guardi, io non sono andato a scuola, lei potrà vedere. Bene. Io sono andato pochissimo a scuola. E quindi... Non si direbbe. Però io sono andato alla scuola fino al 1942, anno che si sono chiuse le scuole in tutta l'Italia, perlomeno in Sicilia. Quindi, ma io capisco quando lei dice contingenza, non è contingenza. Io sono un uomo che tento il suicidio per liberare dalla mia presenza i miei familiari. Io so che tornando in Italia la mia famiglia, un'altra piccola parte di famiglia che c'è in Brasile, mi seguirà dove non avrà.
né mezzi per vivere, né casa per vivere, oltre i pericoli che affronterà. Allora diceva, ma è meglio che tolgo la vita. Quindi non è una contingenza, è una scelta, perché era l'unica maniera per poter salvare il resto dei figli che avevo. E questo volevo sapere. Quindi lei sostanzialmente ha ritenuto di individuare un giudice che lottava alla mafia, che era inviso alla mafia, e siamo perfettamente d'accordo, è ovvio. Quindi ritenne di convertirsi alla religione dello Stato al fine di salvare i suoi, non certo perché, per le stesse motivazioni che oggi ha addotto nell'interrogatorio che sta rendendo, cioè per salvare lo Stato e per liberare lo Stato da questa zavorra che infanga anche le istituzioni. Guardi, non sbaglio. Avvocato, io devo ricordarle qualche cosa. E me la ricordi? È che può rivolgersi al suo difeso, il dottor Contrada. Io nel 1972, facendo la traduzione da Roma a Palermo, ero molto malconcio. Era molto malconcio. La polizia brasiliana aveva fatto di me scempio. Avevo solo ammesso che mi chiamavo Tommaso Buscetta e basta. Quindi io non intendo con questo dire che io sia qualcosa di speciale, intendo dire che le mie scelte sono maturate per la posizione che io ho visto assumere anche nell'ambiente mafioso. Non si può ammettere che si vengano uccisi dei figli che non sono dei mafiosi, fratelli che non sono mafiosi. Queste sono cose che lasciano pensare a qualsiasi essere umano, me compreso. Credo di averlo un po' di diritto anch'io. E quindi sostanzialmente le ragioni sono, per carità, indiscutibili e sono degne della massima considerazione, però quello che io desidero che lei precisasse una volta per tutte è che le ragioni per cui lei in tempi recenti si è deciso a parlare anche di istituzioni o di uomini delle istituzioni non sono esclusivamente dovute a riguardo per lo Stato o per aver capito finalmente che lo Stato ha interesse, ha intenzione, ha volontà di combattere Cosa Nostra e la mafia, ma prendono lo spunto lontanamente dalla necessità di salvare la sua famiglia, di sottrarla allo sterminio di Cosa Nostra, che purtroppo le ha... nell'84, avvocato Miglio, nell'84, e appunto il passaggio mi deve spiegare... al 92. E l'avvocato poi vuole sapere perché nel 92 lei si è deciso a parlare anche delle istituzioni dello Stato. Ma io l'ho detto, io credo di averlo detto. Il dottore Falcone, io lo disse alla commissione antimafia e parlando senza leggere, che per me era molto il mio faro, era molto il faro dei siciliani, era molto un faro della giustizia. Io lo disse alla commissione antimafia, è inutile andarla a cercare oggi, ma non è che io non so che cosa vuole da me l'avvocato, ma forse intuisco che io devo necessariamente, non so, ammettere la mia abbiura, il mio scostamento dall'ambiente mafioso è venuto irreparabile, cioè dal 1984, oggi, 1994, sono 10 anni, non esiste il barlume di una prova che io possa essere stato mai più messo accanto a dei mafiosi. Sì, Presidente, chiaramente non era questo la... Comunque, avvocato, mi pare che l'argomento l'abbiamo svolto abbastanza a lungo, quindi se il tribunale ritiene è opportuno così, passare ad altro. Benissimo. Le motivazioni le abbiamo capite, le conosciamo. Perfettamente. Allora ho chiuso io, signor Presidente, grazie. Prego, avvocato Sbacchi. Scusa.
Avvocato Tobacchi, difensore del dottore Contrada, volevo chiedere al signor Buscetta, quando andò in Brasile, prima di essere tradotto in Italia a seguito dell'estradizione dall'anno 1972. Quando andò in Brasile, capito? No, no, quale anno ha detto? Non ho capito l'anno. No, la prima volta, quando andò in Brasile la prima volta, scusi. Io andai dagli Stati Uniti in Brasile. E quando è stato? Nel 1971. E fino al 1971 era stato dove? Negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti. E quando era andato negli Stati Uniti? Nel 1964. 65. Quindi la prima volta che si allontana lei dall'Italia? Cioè quando mi allontano, che sono latitante da Palermo, dei mandati di cattura di Palermo. E per quali reati, che reati le erano stati contestati allora? Nel 64-65 che reati le erano stati contestati? Innumerevoli reati, dallo scoppio della Giulietta di Ciaculli a... sequestro di persona, omicidi, e... molti reati. Per questi reati è stato condannato per qualcuno di questi reati? Io sono stato condannato a 3 anni e mezzo dal Tribunale di Catanzaro per tutti questi reati. Per tutti questi reati. Quindi lei poi nel 71 va in Brasile, nel 72 viene estradato in Italia. Esatto? Sì. Ho capito bene. E quindi viene tradotto a Palermo. Esatto che viene però tradotto. Però lei mi ha fatto una domanda che vale dopo il 62, dopo il 72. Sì. La condanna. Sì. La condanna a Catanzaro è dopo il 72. Anche se i fatti sono precedenti. Sì, sì, va bene. La condanna è dopo il 72. E mi scusi, lei sta in carcere, se ho capito bene, dal 72 all'80. Sì. Perché sconta 8 anni, per traffico di stupefacenti negli Stati Uniti. Per traffico di stupefacenti negli Stati Uniti. E allora, durante il suo soggiorno in carcere a Palermo, lei ha avuto qualche notizia sul dottore Contrada? Io parlo periodo di detenzione al 72 all'80. Che tipo di notizie ha avuto sul dottore Contrada? Durante il suo soggiorno in carcere, hai avuto qualche notizia sul dottore? Ma non è fino all'80, non sono a Palermo fino all'80, io sono a Palermo fino al 77, perché dal 77 all'80 la passo a Cuneo. E allora, durante il periodo della detenzione a Luciardone? Ho sentito che il dottor Contrada combatteva i mafiosi. Combatteva i mafiosi. Lei in quel periodo incontrò al carcere Mutolo, Cangemi, Micalizzi, Calò? Calò no. Non i era tre detto... nomi che ha detto precedentemente sì, sì, ma non Calò. Ho capito. Ha parlato con i predetti, dai predetti ha preso qualcosa del dottor Contrada o sul dottor Contrada? Assolutamente niente. Niente? Cioè niente. Non le hanno detto che il dottore Contrada fosse vicino a posizioni mafiose? No, assolutamente no. Anzi, si parlava del dottore Contrada in senso come persecutore dei mafiosi? Sì. Si parlava del dottore Contrada? Sì. E mi scusi, lei in quel periodo al carcere ha avuto modo di incontrare pure Scrima? Sì. Sì. E Scrima disse qualcosa che riguardava il dottore Contrada? Ricorda questo? No, non mi ricordo. Non mi ricordo. Io, Scrima ha avuto dei problemi con le autorità giudiziarie. Mi sembra che abbia avuto delle offese alle parti basse dell'uomo, ma non sentì parlare del dottor Contrada, né in un senso né nell'altro, o perlomeno non mi ricordo in questo momento. Che lo da parte di Scrima lei intende dire? Sì, da parte sì. Di Scrima. Sì. Mi scusi, delle attività investigative del dottore Contrada, che cosa sa, soprattutto nei confronti di Riccobono, Mutolo e altri della cosca di Partannamondello, nonché di Calò e della famiglia di Portanuovo, se lei sa qualcosa. Ha capito la domanda? Sì. Io credo che il dottor Contrada abbia raccolto
credo però, io non so se mi sbaglio, si accavallano le idee, credo che abbia avuto una parte rilevante sulla attuale, usiamo il linguaggio attuale, sul pentimento di Vitale, credo, ma non sono, non so se se proprio questo. Poi che abbia avuto, non ricordo, non ho sentito. Sì, l'avvocato voleva sapere se lei sa se il dottore Contrada ha svolto attività investigativa nei confronti di Ricco Bono, di Mutolo e di altri appartenenti alla famiglia di Partanna Mondello. Non lo so. No, non lo sa. Lei ha ricordo dell'omicidio di un agente di pubblica sicurezza Cappiello e che di questo omicidio furono chiamati a rispondere Mutolo, Ricco Bono, Micalizzi ed altri della cosca di Partanna Mondello? Sì. Ha ricordo di questo? Sì. E sa che fu protagonista il dottore Contrada di queste indagini? No. Di questo non so, può dire più di no. Non mi ricordo. Sì. Scusi, torniamo un momento alla sua semilibertà. Io immagino che lei tenesse molto a questa istanza per ottenere la semilibertà, no? Certo, teneva molto. Lei si interessò in qualche modo, o ci fu qualcuno, evidentemente lei era detenuto, per lei che fece, si interessò per la sua semilibertà? No. Nessuno? Quindi nessuno. Fu un po' affidato al caso? No, fu affidata a caso, fu affidata al diritto. Al diritto? Al diritto. Al diritto soltanto. E lei ricorda come e perché le fu data la semilibertà? Cioè con che motivazione? Ma io non ricordo la motivazione, ma lei la può avere senz'altro. Non è una cosa fatta tra sì, di noi. Se adesso... ne ricorda, no? No, per carità, non mi parlo di... No, ma mi sembra che nella motivazione si dice che ne ho diritto, perché il pubblico ministero... Dettomi da mia moglie, disse: a me non mi interessa se si chiama Buscetto o se si chiama vattela a pescare, rientra nel suo diritto, noi non abbiamo motivi particolari per non concedere il diritto della semilibertà. Detto dal pubblico ministero, poi non so la motivazione. Ho capito, lei aveva avuto buona condotta al carcere, non so, vorrei sì, sapere. Senz'altro. Aveva avuto quando sì. Era al carcere di Palermo. Mi scusi, volevo sapere, dice lei di aver incontrato Ricco Bono, può collocare questo fatto nel tempo, diciamo, in che anno esattamente? Lei è stato al 72? Io? Poi, sì. Io non ero più a Palermo quando ho incontrato Ricco Bono. No, al carcere io parlo. Sì, quando l'ho incontrato in carcere, lei ha detto che addirittura era latitante. Però c'erano Mutolo e c'erano i Micalizzi dentro il carcere. Quindi è in questo tempo che devo collocarlo. Cioè fra il 72 e il 77. Il 77, sì. Non ricorda, non può ricordare meglio. Meglio no. Meglio comunque no. Che c'erano sì. I cosiddetti imputati del processo Cappiello, questi c'erano. Senta, lei ha detto che a un certo punto... Visto quello che succedeva a Palermo, lei decise, si determinò ad allontanarsi. Mi vuole spiegare cosa succedeva a Palermo in quel periodo? In quel periodo c'erano, che secondo me, anche forse se un po' con molta presunzione, ritenevo che si erano perduti i valori per cui si credeva in questa famigerata Cosa Nostra. E trovai un ambiente di gente ricca, di gente che aveva villa al mare, in montagna, in città, gente che poteva disporre di comprare la macchina per la moglie in contante, anche se fosse la macchina più cara. E allora io vidi che c'era la corsa al denaro e vidi che non era più quella Cosa Nostra fatta di ideale, fatta di disciplina, di obbedienza. Vidi un caos. Ho detto, mi scusi, prima di quel periodo Cosa Nostra non viveva sulle estorsioni, sulle minacce, sulle violenze, o no? Prima degli anni 80? Sì, è vero.
Diciamo che intorno agli anni 70, 71, 72, 73, 74 io accompagnavo dal carcere l'evoluzione di questa nuova performance dell'ambiente mafioso che viveva di estorsione, che non condividevo, ma che io non ero proprio l'uomo più adatto per poterla impedire. Quindi lei non condivideva nemmeno questi fatti, queste scelte? E difatti non le ricevevo. Sì, lei nell'80, giugno dell'80, si rende latitante, diciamo, perché evade, si sottrae al regime di semilibertà, non adempie agli obblighi. Benissimo. E allora lei dice, in quel periodo, se non ricordo male, lei incontra un po' tutti e qualcuno gli chiede di rimanere. Io desidero sapere chi le chiese di rimanere a Palermo in quel periodo. Io credo di averlo detto, ma comunque se non l'ho detto lo ridico. No, qualcuno, uno è Rosario Riccobono, un altro è lo stesso Pippo Calò. Io credo di averlo spiegato esaurientemente nei miei interrogatori. Non ci sono gli altri, oltre Calò. Va bene, allora spiego. Sì, va bene, mi rendo conto, ha ragione. E allora lo stesso Pippo Calò diceva: rimane, sente qua, perché io credo che in quell'epoca fosse animato. Io ci dicevo, non sono d'accordo, perché io vedo che tu vai nella riunione, è quello che decidono il gruppo dei Corleonesi, tu, come se qualcuno ti fosse dietro e ti tirasse un laccettino, tu dici sì o dici no, tu non hai spina dorsale, tu no. E allora prendi tu il mio posto. Io sono stanco, io non desidero rimanere in carcere, sono povero, preferisco andarmene all'estero e andare a vivere il resto della mia vita insieme a questa famiglia che mi sono costituito. Ma mi scusi una domanda, perché bisogna capire il perché delle scelte. Ma lei, esaurendo il periodo di lei in semilibertà, non sarebbe stato... Non può più vivere là, e anche perché io pensavo che da un momento all'altro la mia rabbia si producesse effetti negativi. Perché mi dicevano chiaramente, lei deve andare via da Torino, noi non desideriamo a lei a Torino, lei vada a fare la sua semilibertà in un altro posto. E queste persone si qualificavano? Sì, si qualificavano. Ed erano? Ah, no, documenti di poliziotti, di carabinieri, di polizia, non lo so. Quindi in sostanza venivano a fare controlli, nella sostanza lei temeva che invece volessero danneggiarlo. Esatto. Nella sostanza erano controlli. Mi scusi, lei dice che è stato invitato a rimanere. Lei che ruolo avrebbe dovuto assumere rimanendo a Palermo? Nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, naturalmente. Avrei dovuto diventare capocomandamento. Avrebbe, sì, dovuto assumere la carica di capocomandamento. Ma perché ci tenevano tanto che lei rimanesse? Seconda domanda. È una risposta molto difficile da dare. Perché ci tenevano? Non lo so, perché ci tenevano. Forse mi ritenevano un uomo di esperienza, un uomo di raziocinio pacato. Io non so dirlo, però è una cosa che faceva piacere più parte, meno ai Corleonesi, si intende. Mi scusi, ma lei è stato vittima di una persecuzione da parte dell'organizzazione mafiosa, giusto? Sì. O perlomeno da una parte di uno schieramento. In che logica la colloca? Cioè, come la spiega questo fatto? Lei si allontana, non si schiera con nessuno. Ma è schieramento? Chi è schieramento? No, dico, lei è stato vittima di una persecuzione. Sì. Dico, come la spiega? Da parte dei mafiosi. Perché le hanno ucciso dire. i figli e tutti questi parenti. Mi hanno ucciso i parenti perché... volevano fare terra bruciata intorno a me, cioè in quell'epoca, e siccome voi non lo sapete perché voi non avete gli atti del maxi processo, è stato preso dalla polizia o dai carabinieri, non so, registrati delle telefonate da un ingegnere Lopresti, cugino dei Salvo, dove questo Lopresti parlava di Roberto e ci telefonava in Brasile, e poi si parlava con i Salvo e parlava di su Roberto in Brasile, e i Salvo dicevano a questo Lopresti di dire a Roberto in Brasile che a Palermo non ci sarebbero stati problemi, che se lui sarebbe venuto
noi avremmo dato casa, avremmo dato tutto quello che era necessario. Queste cose sono state viste o sentite o appurate da parte dei corleonesi, tanto che lo stesso ingegnere Lopresti è scomparso. Ma mi scusi, lei in quelle occasioni, queste telefonate, promise di venire? No. Sì, e... Anzi, io dissi, è una cosa che io devo riflettere, a me non mi piace. Comunque, il testo delle conversazioni telefoniche è agli atti. Non sto chiedendo se lei promise... No, non mi ricordo, avvocato, sinceramente. Se promise non ho di venire in Italia o meno. Comunque, la scomparsa dei suoi figli coincide con questo periodo o è prima? È quello il periodo. Non so come posso farlo, ma è quello il periodo. Quello. Io credo che quando parlo con Lopresti, sì, con l'ingegnere Lopresti, i miei figli ancora non sono scomparsi. Non erano ancora scomparsi. Lei ha mai, Stefano Bontade, le ha mai detto che era in rapporti col dottore Contrada o che il dottore Contrada era in rapporti con altri capi mafia? No, che il dottor Contrada, ho commentato cosa ha detto. No, è una domanda, non le ha mai detto questo. Sì. Lei senta, Riccobono che tipo di persona era? Nel senso, era uno spavaldo, uno debole, uno, dico, nei suoi rapporti con Riccobono, uno aggressivo, come lo definirebbe? Che tipo? Lei mi dà un incarico, no, per sapere un po' il personaggio, no? Cioè io dovrei definire la personalità di Riccobono, sì. Non me la sento, però le dico una cosa, che può essere emblematico, mite. Può essere emblematico, no, mite no. Può essere emblematico, era nominato il terrorista ed era capomandamento. Quindi capomandamento non ci andava una figuretta qualsiasi, e terrorista non era chiamato un uomo che non avesse azione. Era chiamato terrorista appunto perché era un uomo di molta azione. Ma era uno che parlava molto, diciamo, questo un po' chiacchierone. No, chiacchierone così. No, anzi... Non era molto loquace. Si vantava di amicizie, di non amicizie, insomma, cosa del genere? No, non credo. Non credo, perché sarebbero state molto amare per lui il vantarsi di amicizie che non esistevano. No, sarebbe stato... Non credo. Ha detto credo. Sarebbe stato, scusi, non sarebbe ho capito. Sarebbe stato molto amaro per lui il vantarsi di amicizie... Che non aveva. Vantarsi di amicizie che non ha. Sento un po', a proposito di questo discorso dell'amicizia, è possibile che ci sia un'amicizia tra un organo di polizia, cioè un rappresentante degli organi di polizia, carabinieri, eccetera, guardia di finanza, con un mafioso? Non ho capito la prima parte della domanda. Io dico, intende un rapporto di amicizia, l'uomo, il mafioso, può stringere un rapporto di amicizia con un poliziotto? Amicizia no. No? No. Conoscenza sì. Conoscenza sì, amicizia no. Perché se stringe un rapporto di amicizia, evidentemente diventa mal visto, immagino, no? Se potrei dirlo in siciliano, direi sbirro. Diventa sbirro. Benissimo. Allora, in questi casi le conseguenze quali sono? Per quello che viene definito. Dalla espulsione alla morte. Dalla espulsione alla morte. E contro Riccobono, perché nessuno mai si preoccupò di prendere provvedimenti, atteso che veniva considerato tale? Perlomeno Bontade le ha detto questo. Va bene, ma io devo entrare in un campo minato dove io devo andare a vedere che la politica che si stava svolgendo
No, no, quello che sa lei deve dire. Per sì, va bene, ma per dare questa risposta è necessario dire che i corleonesi avevano instaurato un nuovo sistema di vita e che l'ultima cosa che pensavano era eliminare un tipo come Riccobono. E Riccobono chi l'ha ucciso, mi scusi, allora? E quando, se lei lo sa? Prima di ogni cosa, io non lo so. Non ero a Palermo, sì. Malgrado i giornali abbiano detto che io l'abbia inventato, l'abbia invitato e l'abbia avvelenato, non so chi l'ha ucciso, ma so. Lei sa certamente che è stata la commissione a ucciderlo. A farlo uccidere. E sa quale periodo risale l'omicidio di Riccobono? Io credo nell'82. Nell'82 Riccobono. E perché i corleonesi decidono di farlo sopprimere? Perché i corleonesi decidono di ucciderlo? Perché già hanno eliminato quelli che potevano darci più disturbi. Se avrebbero incominciato la sua guerra, per esempio, invece di uccidere Stefano Bontà, uccidevano prima a Salvatore Inserillo, non avrebbero più preso a Bontà. Non l'avrebbero. Allora hanno preferito, proprio come scelta intelligente, incominciare da Bontade per poi andare a Inserillo. In questo frangente provano in commissione che il Bontade e l'Inserillo che volevano uccidere Totò Riina. Quindi si fa un alleato anche in Riccobono dicendoci ma noi dobbiamo collaborare tutti affinché questi traditori che volevano uccidere un membro della commissione fosse eliminato. Il Riccobono stupidamente si imbarcò in questa conclusione dei corleonesi e credetti che lui era salvo. Invece si sbagliò, anche lui ha pagato con la vita. Ecco perché è stato ucciso solo nell'82. Quindi sostanzialmente era un omicidio da prevedere questo Riccobono, è giusto? Beh, se ho capito bene. Se noi andiamo a guardare storicamente quello che è successo dalla morte di Bontade agli anni successivi, noi andiamo a vedere, devo dire una parola americana, l'escalation dei corleonesi eliminando piano piano tutti quelli che erano le persone che lo disturbavano. Prima facendoli credere soci e poi eliminandoli. Senta, torniamo alla sua decisione di andarsene. Quando l'ha presa effettivamente? Lei dice c'è stato un momento in cui l'è decisa definitivamente. Quando andarsene da Palermo? Dico periodo, parlo sempre tra giugno dell'80 e gennaio 81. Dal primo momento che io lasciai. Cioè era sempre una decisione, cioè l'aveva maturata prima. Capito bene? Sì, l'avevo maturata prima perché era nelle mie intenzioni che io mi godessi gli ultimi anni della mia vita in pace e in tranquillità senza più pensare a poliziotti e a carceri. Senta, sempre tornando a Bontade. Bontade, mi è mai detto che Contrada fosse in rapporto con il gruppo corleonese come Riina, Bagarella, Provenzano, Marchese, questo gruppo qua? No. Bontade le disse. Le ha mai detto qualcosa del genere? Che Contrada era fosse in rapporti con questi signori? No, l'ho detto già in precedenza, no. Mi conferma, siccome la domanda era, non avevo fatto i nomi, ora ho precisato anche il nome. No, con i corleonesi io non ho sentito di nessun altro in contatto col dottor Contrada. Lei sa di un'attività investigativa del dottore Contrada nei confronti di questi gruppi cosiddetti corleonesi? No. Più forte. No. Non è a conoscenza. Non ne sono a conoscenza, ecco, bravo. Senta, di Riccobono, lei che cosa può dire? Lei chi conosceva? Gli amici di Riccobono, le persone che frequentava? Insomma, della sua vita personale, la vita familiare di Riccobono. Lei che cosa può dire? Io ho rivisto dal 63 che sono andato via da Palermo, ho rivisto a Riccobono
in quel colloquio che fece dentro Lucia Erdone con lui, e poi nel 1980. E quindi quella bambina che io accompagnai, sì, mentre lui era latitante, sarà adesso una donna sposata, ma io non l'ho mai più vista. Quindi non posso parlare della vita dei familiari del Ricco Bono, non ne conosco. No, le amicizie personali al di fuori, le amicizie personali al di fuori di Cosa Nostra, io no, voglio no, essere più no, preciso. No, assolutamente no. Io potrei fare un nome, ma non so se era fuori Cosa Nostra o no. Un certo glorioso che ero a pranzo insieme a Ricco Bono, esisteva e c'era un certo glorioso, ma se solo quello, non, personali, non, altri non ne conosco. Non ne conosco. Lei ha mai saputo che il dottor Contrada ha inviato all'autorità giudiziaria di Torino un dossier sfavorevole a lei? Ma già cioè risposto a questa un parere domanda. Contrario. Ma ho già risposto. No, non lo sapevo. Non lo sapeva completamente. No. Ma siccome, scusi, l'ho ripetuto la domanda per un motivo, perché dice a un certo punto mi è sembrato di aver sentito che lei ha detto che si attendeva un fax, un fax allora forse non esisteva, un fonogramma, qualcosa del genere. Può essere più preciso su questo punto? Sì, io ho detto, e ripeto ancora una volta, che mia moglie mi disse che il presidente o il giudice addetto al giudice di sorveglianza aveva chiesto ulteriori informazioni alla questura di Palermo che non erano soddisfacenti quelle che avevano mandato. Ho capito. E quindi si aspettava questo. Se poi siano arrivati o non siano arrivati, io non lo so. Questo non lo sa. Sì. Scusi, lei Cangemi dove l'ha conosciuto? Chi? Cangemi Salvatore. In carcere. In carcere, e le fu presentato ritualmente? Sì. Fu presentato ritualmente come uomo d'onore? Sì. Era nella mia famiglia. Sì. Le ha detto perché era stato arrestato e da chi? In tre mesi me l'ha detto, sì. Sì. No, da chi no? No. Perché era stato arrestato, chi l'ha detto? In tre mesi me l'ha detto, per rapina. Per rapina, sì. Così via. E il Cangemi le disse nulla del dottore Contrada? No. Assolutamente. Scusa, lei risulta che Ricco Bono fosse in contatto con il nome che le farò da qui a poco, cioè a dire Buffa Antonino, Michalizzi Michele, Davì Salvatore, Michalizzi Salvatore, Lo Piccolo Ferdinando, Pipitone Angelo, Pipitone Giovan Battista, Simonetta Croce, Simonetta Croce. Simonetta Domenico, Vallelunga Giuseppe, Vallelunga Vincenzo, Passalacqua Calogero, Passalacqua Vito, Puccio Erasmo, Ferrante Gaetano, Battaglia Giovanni ed altri, nonché Mutolo naturalmente. Se lei fa nome per nome, io le rispondo. Sì. Ah, lei preferisce averle ripetute, scusi. Sì, faccia i nomi, nome per ogni singolo nome. Sì, ogni singolo nome. Allora, la domanda è sempre la stessa. Cioè, lei le risulta che fosse in contatto o conoscesse o avesse rapporti mafiosi, così lo dico una volta sola, con Buffa Antonino? Sì. Con Michalizzi Michele? Sì. Con Davì Salvatore? Sì. Con Michalizzi Salvatore? Sì. Con Lo Piccolo Ferdinando? Questo nome non mi ricordo. Di Carini, se no, può essere non mi ricordo, questo nome non mi ricordo. Con Pipitone Angelo. Questo sempre nome non mi ricordo, ma non ha niente a che vedere con la borgata di... Sì, ma... Questa è una borgata che è verso l'aeroporto di Punta... Sì, sì. Villa Grazia. Che avesse rapporti con Ricco con Bono. Pipitone. Sì. Sì, con Pipitone Giovan Battista. Io, avvocato, mi scusi, vorrei fare una precisazione, sì, può essere utile per lei. Sì. No, parliamo di persone, non appartenenti alla famiglia di... No, parliamo di persone. Perché lei, i primi nomi che ha detto sono personaggi della famiglia di Ricco Bono. No, non solo della famiglia di Ricco Bono. No, non sono.
No, alcuni sì, alcuni no. Va bene. No, io mi riferisco in sostanza a personaggi di calibro mafioso, uomini d'onore. Questi fino a questo momento, escluso Lo Piccolo, sì. Simonetta Croce. Mai sentito. Simonetta Domenico. Neanche. Vallelunga Giuseppe. Vallelunga. No. Sempre di Carini. Vallelunga Vincenzo. Nemmeno. Passa l'acqua Calogero. Sì. Passa l'acqua Vito. No. Puccio Erasmo. Di Capace, sempre in quella zona siamo. Ferrante Gaetano. Sì. E Battaglia Giovanni. Sì. Battaglia Giovanni è il suocero di Michalizzi. Sì. Le risulta che questo gruppo fu denunziato assieme al Riccobono per estorsione, e numerose estorsioni, e alcuni di questi sono stati condannati? No. Non le risulta? No. Che fosse il dottore Contrada l'autore di questo rapporto di denunzia, le risulta? Può darsi che mi risulta, ma io non l'ho presente. Io ho parlato di un grande poliziotto. Sì. E quindi è probabile. Sì. Ma io non mi ricordo. Avvocato. Sì, ma naturalmente bisogna pure allegare fatti, non soltanto affermazioni. Senta, della Calcestruzzi Arenella, lei ha sentito parlare? No. Quindi non mi può dire se Riccobono o meno fosse in qualche modo interessato? No. La Calcestruzzi Arenella aveva sede in via Lualdi, cioè siamo nella zona attorno all'Arenella, questa zona qua. E così per se può esserle utile come fatto di riferimento. No. Quindi questo non è il risultato. Tenta che lei risulti, l'omicidio Cappiello fu un fatto gravissimo, esatto. Sì. E alcuni furono condannati, per esempio Davì, Buffa, Michalizzi. Potrei sbagliare in qualche nome circa le condanne. Guardi, che qualcuno fu condannato per l'omicidio Cappiello. Io credo che qualcuno fu condannato, però sì. è una cosa che io non sono più a Palermo quando loro sono o assolti o condannati. Non sono più a Palermo. Ma quando è successo è nato il processo, io credo che fossero detenuti costoro, sì. Perché l'omicidio Cappiello era il 75. Io, se non ricordo male, il primo processo, che erano all'infermeria tutti quei nomi che lei sa, da Michalizzi a Buffa, però non so dirlo, non mi ricordo. No, ma mi interessava, coincide col periodo della sua detenzione l'omicidio Cappiello. Sì. È giusto, quindi lei avrà incontrato in carcere, immagino, Michalizzi, Davì Salvatore, che mi risulta detenuto, poi Riccobono credo che fosse latitante, Michalizzi Salvatore, Michalizzi Giuseppe, eccetera. Questi credo che fossero... detenuti, tranne Buffa e Riccobono, mi risultano tutti detenuti. Costoro manifestarono astio, odio nei confronti del dottor Contrada. E cosa disse il dottor Contrada? Ricorda qualcosa del genere? No, non lo ricordo. Io ricordo soltanto che veniva un dottore a carcere di Lucio Ardoni, che era un dottore di Cinesi, mi sembra che... Era un medico che viene chiamato, in questo momento non mi viene la parola, qual era la specializzazione, ma per le vie urinarie. Un urologo, veniva un urologo che era molto legato a questo giovane Cappiello che era stato ammazzato e detestava a tutti i vari Michalizzi e Caspare Muto, eccetera, eccetera. E io, pur sapendo che loro ne erano i responsabili, meno Mutolo, perché Mutolo c'era e perché non era responsabile. Mutolo si trovava in clinica per un'operazione di hernia al disco, quindi in quel fatto Mutolo non era responsabile. Ma sapevo che tutti gli altri erano invece responsabili nella cosa. E mi costava molta fatica parlare con questo dottore che detestava questo gruppo di Riccobono, dicendo hanno ucciso un bravo ragazzo, hanno ucciso un,
un ragazzo che io ero molto affezionato, però delle indagini non so parlare. No, dico, ma io le chiedevo, questi signori che le ho menzionati, cioè i vari Micalizzi, Davì, e, dico, avevano parole di astio, inveivano contro il dottore Contrada, cioè no, dicevano... di astio no, sa, quando, comunque, quando in carcere... Parlavano male del dottore Contrada, questi no, signori. No, volevo spiegare questo. Quando in carcere si va, in un certo qual modo, responsabile di aver commesso, si hanno poche parole di rabbia. Loro non potevano parlare male se era il dottor Contrada che faceva il suo lavoro di indagine del dottor Contrada, sapendo che loro erano i responsabili. Comunque costoro erano quelli che esprimevano il giudizio che Contrada era un persecutore dei mafiosi, esatto o no? Sì, anche loro. Sì, anche loro, questo mi interessa. Anche loro, sì. Va bene. Mi scuso un'altra cosa, se lei ricorda che nel periodo del 75-77 furono condotti al carcere i fratelli Graziano Costruttori, Cireminna, i fratelli Cocuzza, arrestati per associazione mafiosa, dico ex 416, non con 416 bis che allora non esisteva, e che era stato il dottore Contrada a fare le indagini? No. Ho saputo, li ho visti in carcere, non che ho solo saputo, che erano in carcere, erano all'infermeria insieme a me, tutti i nomi che ha fatto l'avvocato, ma non... C'era in questo gruppo Graziano Angelo? Sì? Sì, questo Graziano Angelo è una persona scomparsa? Forse, devo dire forse. Non le risulta nulla? No. Non le risulta nulla. Senta, un'altra domanda... Questo. Le risulta che nell'anno 1963, dopo la cosiddetta prima guerra di mafia, è giusto, che nasce, credo, con l'omicidio di Bernardo Diana, esatto? No. No. No, io non dico come fatto storico, non nelle ragioni non le conosco. No, no, non è esatto. Ah, no, 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 Calcedone o di Pisa, ho sbagliato io, scusa. Esatto. Sì, Calcedone di Pisa, poi sono tutta una serie di omicidi, esatto, a catena. Sì, sì. Lei fu denunziato, dico, per questi fatti, esatto? Sì. Lei ricorda se fu indicato come componente della commissione in quegli anni? Io? Sì. Proprio in quei rapporti di quegli anni. Ma dalla commissione mafia o dalla commissione mafia, antimafia? Naturalmente. No. Lei in quei rapporti se fu qualificato, fu indicato come componente della commissione. No, in quell'epoca fu un macello. Io fui indicato come le squadre a gironi, cioè io appartenevo a tutti i gironi, appartenevo al girone La Barbera, appartenevo al girone Torretta, appartenevo al girone e fui indicato in molti gironi, ma non fui indicato come capo di commissione. Componente della commissione o fu indicato? Credo di no, perché poi ero latitante, non so. Ma non sa, non ha avuto modo di parlarne con i suoi avvocati di questo? Non ho avuto modo di parlarne, sì. Perché io, sì, tutto sommato, poi si è concluso. Il mio avvocato a quell'epoca era la buonanima di Giuseppe Cottone e si ridusse in primo grado la sentenza per la scomparsa di due persone, una condanna che valse per me, per La Barbera e per un altro che non ricordo il nome in questo momento. In appello anche questo finì, quindi perché mi dovevo interessare perché cosa era stato denunziato? Io non ho altre domande. Aspetta. Soltanto una precisazione, signor Buscetta, per quanto riguarda le regole di Cosa Nostra, in riferimento alla amicizia di un uomo d'onore con un poliziotto, ripeto, insisto, per quanto riguarda le ferre regole di Cosa Nostra, all'amicizia di un uomo d'onore con un poliziotto, semplice amicizia, conseguono delle sanzioni. Stiamo confondendo, io non so rispondere molte volte alla domanda perché mi sembra che io dovrei essere preciso, devo essere preciso. Stiamo parlando di amicizia o di conoscenza?
No, no, non stiamo parlando, questa domanda è soltanto conoscenza, amicizia, non del poliziotto a disposizione di Cosa Nostra, soltanto se si viene a scoprire all'interno di Cosa Nostra che un uomo d'onore ha rapporti di conoscenza o amicizia con un poliziotto, però non stiamo parlando del poliziotto a disposizione di Cosa Nostra. Succede che se il rapporto è per servire la comunità mafiosa è ben visto, ma se questo va oltre, se esiste la frequenza, come abbiamo spiegato già in questa udienza, e allora viene visto male, e si dice tu cosa fai sempre e frequentemente con la... perché si vuole l'amicizia del poliziotto onde possa servire alla nostra causa. Io la chiamo nostra causa, che non è più la mia, però per potermi spiegare meglio, alla nostra causa. Ma quando questa amicizia o questa conoscenza diventa un po' più frequente del normale, nascono dei sospetti, nascono dei dubbi, e le conseguenze possono essere che si cominci a fare un'indagine interna mafiosa onde appurare che questo ha passato i limiti. Quindi qual è la risposta che lei vorrebbe in questo caso? Se ha passato i limiti, che cosa se ha passato i limiti c'è anche la morte. Quindi se ha passato i limiti significa che questa amicizia si traduce in un danno per Cosa Nostra. Certo. Quindi è esatto dire che se il rapporto accertato o sospettato di un uomo d'onore con un poliziotto è un rapporto da cui vengono benefici per Cosa Nostra, è accettato, se ne vengono pregiudizi è sanzionato con la morte. Esatto. Lei ha detto le mie parole, quelle che avrei dovuto dire io, la ringrazio. Vabbè, non c'è altro. E allora a questo punto sospendiamo per un quarto d'ora per eventuali domande del Tribunale. Io le rileggo nuovamente la parte delle dichiarazioni rese al dottore Falcone. Dunque, mi sono incontrato anche con Rosario Riccoboni, il quale mi disse che era opportuno che io non rientrassi a Torino e riprendessi il mio posto attivo in seno a Cosa Nostra. Soggiunse che potevo nascondermi nel territorio della sua famiglia e che non c'erano problemi che qualcuno venisse a cercarmi, perché la polizia non sarebbe venuta a cercarmi in quella zona. Successivamente, quando mi allontanai arbitrariamente da Torino e ritornai a Palermo, riferì il contenuto delle suddette affermazioni del Riccobono a Stefano Bondardi. Ed egli mi rispose che il Riccobono era sbirro in quanto amico di Contrada della Polizia di Palermo. Che cosa risulta da questo? Che lei, quando ebbe questo colloquio con Riccobono, non disse a Falcone che Riccobono le parlò di Contrada. Questo lei non lo disse. Poi lei ha parlato soltanto di polizia. Poi lei invece nel 92 ed oggi ha detto che Riccobono le disse che si trattava di Contrada, che era nelle sue mani. Ora il Tribunale vuole sapere perché lei in quel contesto al dottore Falcone non fece il nome di Contrada. E invece oggi e nel 92 ha parlato di Contrada come nome fatto da Riccobono. Ecco, vediamo di capirci meglio. È un brutto difetto di chi non sa fare una cosa e vuole farla a qualsiasi costo. Io ho il brutto difetto di parlare in italiano, ho il difetto di parlare in italiano, invece non è vero, non so parlare in italiano perché non riesco a farmi capire, so parlare forse molto bene in siciliano. Ma signor Presidente, se noi, io ho già spiegato che quasi fu un'imposizione del dottore Falcone a volere questo verbale, in quanto che io non desideravo verbalizzare questa cosa. Sì. L'ho fatto di cattiva voglia, l'ho fatto contro la mia volontà, non volevo farlo, ma già il dottore Falcone per la conduzione del suo ufficio aveva l'obbligo di scrivere quello che era stato pronunziato da me. Sì.
il discorso, quando fu pronunziato da me, fu pronunziato in una forma molto diversa. E dato che lei lo vuole approfondire, certo, io l'approfondisco. Il dottore Falcone scriveva lui i verbali, certo, infatti, a mano. Questa è la sua calligrafia. Esatto. Non desideravo che venisse con nessuna segretaria. Non desideravo che ci fossero altre persone presenti. Per favore, c'è qualcuno che parla e si sente. Prego. Che fosse presente ai nostri interrogatori. Lui si immolò in questa immane fatica di scrivere tutto a sì. mano. Una volta mi fece la proposta di fare assistere agli interrogatori il defunto commissario di polizia Ninni Cassarà, al quale io mi rifiutai. Lui insistette e disse: signor Buscetta, le garantisco, il dottore Cassarà può assistere, non sfuggiranno notizie, non ci saranno evasioni di notizie. Non intendo parlare davanti a un funzionario di pubblica sicurezza, perché io so, mi risulta, che c'è della corruzione nella polizia di Palermo. Quindi non ne voglio parlare. Allora mi dica il nome. Il nome, io non lo so, non ne ho nome. No, ma lei deve avere un'idea. Questo è il linguaggio fra me e il dottore Falcone, che ancora non viene registrato, non viene verbalizzato, perché si tratta di ammettere alla nostra presenza il dottor Ninni Cassarà. Quindi è un una parlata più che altro generalizzata. Si arriva al nome del dottor Contrada. Ecco, a questo punto lui si ferma. No, questo dobbiamo verbalizzare. No, io non lo verbalizzo. Io ho spiegato tutto questo perché non desidero nessuno che assista al nostro colloquio. No, ma signor Buscetta, noi dobbiamo necessariamente, io ho la funzione di scrivere quello che lei dice. Allora questo verbale fu fatto con una tensione tale, io no e lui sì, e io risposi quasi evasivamente a tutto quello che poi il perno centrale, se noi andiamo a vedere quello che ha letto lei adesso a me, che io neanche mi ricordavo più, è, insomma, allora di dove nasce Ricco Bono, se io non ho detto che Ricco Bono me l'ha detto? Ci deve essere una ragione perché io vada da Calò a andare a parlare di Ricco Bono. No, da Calò, da Bontade. Da Bontade. Ci deve essere una ragione, ci deve essere il nome che viene fuori dal colloquio che io ho con Ricco Bono. Se no come avrei potuto andare da... Allora fu lei che non volle che si verbalizzasse? Non risultò, io non lo so. Io non lo so, sfuggì a lui, sfuggì a me. Perché era, ripeto ancora una volta, un verbale che era nato male e che io non avrei voluto assolutamente fare. Vabbè. C'era pure Caponnetto in questo verbale. Sì, perché mi doveva convincere anche Caponnetto. Lui voleva la forza per convincermi che io dovevo fare il verbale, perché è una cosa che io ho ascoltato, non posso fare a meno di scriverlo. Senta, Buscetta, lei dopo aver appreso da Ricco Bono dei suoi rapporti con Contrada ed averne avuto conferma anche da Bontade, ha avuto occasione di parlarne anche con altri uomini d'onore? Dopo? Dopo aver appreso da Ricco Bono sì. dei suoi rapporti, dei rapporti sì, di Ricco sì. Bono con Contrada sì. e averne avuto conferma anche da Bontade, sì. lei ha avuto occasione di parlare di questi rapporti di Ricco Bono con Contrada con altri uomini d'onore? Che io ricordi no, perché non era necessario. In sostanza, prima dovremmo discutere di antologia, di linguaggio mafioso e poi ci potremmo capire meglio. Nel linguaggio mafioso non si usa fare tutto questo. Il linguaggio mafioso è: io ho detto, tu hai ascoltato, mi hai capito, ciao, non ne parliamo più di questo argomento. Ma questo per ogni cosa che avviene in Cosa Nostra. Non c'è un ritorno, perché un ritorno significa provare che in qualche modo c'è malafede nel discorso. E allora si evita questo argomento. O a meno che non c'è veramente della malafede, allora si ricorre alla riunione. In particolare non ne ha parlato con il suo capofamiglia Pippo Calò di questi rapporti? No.
No, io non credo di no. Credo di no. Crede di no. Ora, come ha interpretato la frase detta da Ricco Bono, io ho Contrada nelle mani, che significa, nel vostro gergo mafioso? Questo quello avere nelle mani, che significa? Quello che significa, quando ho detto al dottore Falcone che i corleonesi avevano in mano a Ciancimino. Io credo che la spiegazione più esauriente è quel processo dove mi si dice da parte di Calò Ciancimino è nelle mani dei corleonesi. Quindi io credo che avete la risposta senza che io la dia. E ce la vuole dire di nuovo? Sì, la risposta è questa, che Cosa Nostra è rimasta impenetrabile per secoli proprio per le mezze frasi, per i cenni, per l'ammiccata di uno sguardo. Non è necessario un discorso molto completo. Quando a me mi dice un personaggio come Ricco Bono io ci ho a Contrada nelle mani, non è necessario un discorso molto completo. Quando a me mi dice un personaggio come Ricco Bono io ci ho a Contrada nelle mani, per me è un capitolo chiuso ed è un mondo di circostanze che io non ho il diritto di appurare fino a che livello. Lui mi ha detto è nelle mie mani. Io non ho il dovere, non ho il diritto di chiedere spiegazione a lui come. Ho il diritto di crederlo, perché questo è il linguaggio, e accettare per buono. O se ho delle prove contrarie, portare a lui in commissione e dire questo è un bugiardone, mi ha assicurato una cosa terribile, merita la morte. Senta, questo rapporto di Ricco Bono con Contrada era visto in maniera favorevole o sfavorevole da Stefano Bontate? No. Lo sfavorevole non era il rapporto fra Ricco Bono e il dottor Contrada, non era questo. Il rapporto sfavorevole che vedeva Bontate e che consideravano nella parola abbreviativa sbirro a Ricco Bono, solo perché avevano l'impressione, o si mormorasse già, che era troppo frequente l'incontro. Non perché la corruzione è sempre esistita fra i mafiosi e gli organi investigativi dello Stato, è sempre esistita. Non mi chiedo perché non mi ricordo, ma è sempre esistita in tutte le epoche. Quindi non è questa la pietra dello scandalo perché si conoscono. La pietra dello scandalo è se sono frequenti, più del dovuto. Senta, lei ha mai avuto motivi di contrasto o di risentimento nei confronti dell'imputato Contrada? Ma io credo di no. Io potrei dire, se fa riferimento a qualche cosa che lei avrà letto, no. Io potrei dire che ho avuto dei motivi di contrasto, che poi più che contrasto sono motivi di presa di posizione. Cioè, sono più esplicito, se lei lo desidera. Sì. E viaggiavamo in treno e si parlava delle torture che mi hanno fatto i brasiliani. Abbreviamo questo discorso. Però il dottore Contrada assisteva insieme al capitano Russo, molto interessato alle mie lamentele. Disse che questo ci sarebbe voluto anche a Palermo. Al che io non ero contrario, non ero d'accordo. Cioè, Contrada disse che ci sarebbe voluto a Palermo che cosa? La tortura, per fare parlare questi mafiosi. E mi trattò come,
commissario di polizia lui, o capo della squadra mobile, non so che cos'era in quell'epoca, e io come detenuto, ammanettato, e io espressi la mia opinione dicendo che non avrebbe cavato il ragno di un buco perché i mafiosi non parlano. Condottoso, quindi io non lo ritengo che è motivo di contrasto, io ritengo che è motivo di opinione, non di contrasto. Senta, lei sa se questo fatto di avere nelle mani il contratto da parte del Riccobono poteva arrecare vantaggi alla organizzazione? Certo, perché l'avere Riccobono non andava a fare il poliziotto insieme a Contrada o Contrada l'uomo d'onore insieme a Riccobono. Se si univano le due parti era per portare un vantaggio ai latitanti, agli indagati, solo per questo. Quindi certo che portava un vantaggio all'organizzazione. Le parti possono concludere l'esame, se vogliono. No, pubblico ministero non ha domande. Sì. Lei ha mai accertato quali rapporti reali avesse Riccobono con Contrada? No. Quindi lei poc'anzi ha detto che se fosse risultato non vero tutto questo, lei avrebbe potuto lamentarsi di questo e addirittura sarebbe stato ucciso Riccobono. Esatto, lo conferma? Certo. Scusi, lei degli organi di polizia di Palermo, a proposito della lotta contro la mafia, che opinione ha, visto che ha espresso, cioè su fatti di collusioni, corruzione oppure su comportamenti corretti? È un'opinione però. Sì, mi dica. Pessima. Pessima. Lei ha mai dichiarato, ed è una contestazione, mi riferisco al verbale 18 settembre 84, è la prima parte. Le signorie allora mi chiedono se mi risulta che organi preposti alla repressione del fenomeno mafioso siano in qualche modo collusi, manca il modo, Presidente, saltate evidentemente, sì. Collusi con Cosa Nostra. Posso dire che a me risulta che a Palermo gli organi di polizia hanno fatto sempre il loro dovere. Lei ha detto questo in quelle dichiarazioni rese al giudice Falcone. Come il giudice Falcone non scriveva cose false, scriveva quello che dicevo io. Ma mi riferisco e mi riaggancio sempre a quello che ho detto precedentemente. Io non desideravo in nessun modo la domanda. No, lasci perdere come volgo io la domanda, non si preoccupi. No, la domanda, io a questa domanda le posso dire questo. Il dottore Falcone ha registrato esattamente quello che io ho risposto. Benissimo. Ma io ho anche detto prima che facevo tutto questo con una cattiva volontà. Ma le ricordo che lei in un primo tempo disse di avere parlato col dottore Falcone e che nacque un contrasto sul fatto che lei rifiutava la verbalizzazione. E non è quello che sto dicendo io. Perfetto, ma che cosa disse prima al dottore Falcone nel colloquio informale che lei sperava che non venisse verbalizzato? Cosa disse prima? Sì, certo. Io non mi ricordo, genericamente posso dirlo, ma perfettamente non mi ricordo. Non si ricorda. Lei poco fa aveva detto che non voleva la presenza del dottore Cassarà al suo interrogatorio perché nella polizia c'era corruzione. Esatto. Però questo, l'avvocato la contesta che questo non risulta in questo verbale. Non lo so, ecco. Non lo so, ma questo, il discorso era stato non questo. Le risulta. Questo. Il discorso era stato questo precedentemente. La presenza del dottore Cassarà nell'interrogatorio. Si era opposto perché aveva detto che nella polizia c'è corruzione. Non voglio nessuno della polizia qua, ma perché c'è qualche cosa che non va.
Però questo poi non l'aveva detto, non risulta verbalizzato. È perché poi io ho detto e dico no, e le forze dell'ordine sono tutte perfette, non c'è niente da dire con nessuno. E obbligo poi il dottore Falcone che lui deve scrivere le mie risposte, non quelle che lui può scrivere. No. Sento un'altra cosa a proposito di questo, di quello che stiamo esaminando fino a questo momento. La definizione sbirro che lei attribuisce a Bontate, a proposito della persona di Riccobon, in funzione di frequenze, cioè significa sospetti di confidente, cioè che Riccobon poteva essere sospettato, era sospettato di essere confidente? Capito? Sì, ma io ho detto... No, mi interessa sapere sbirro che cosa, che latitudine ha, che senso ha dire sbirro. Sbirro in Cosa Nostra credo che sia un termine offensivo, non credo che sia un termine. Ho detto si mormorava, ecco. Si mormorava che fosse considerato troppo frequente e quindi sì. Sbirro. Quindi che era sospettato, questa sua frequenza era sospetta quantomeno. Arrivato a un certo punto sì, era sospetta. Era sospetta, cioè che poteva significare che c'era un momento di che poteva essere anche di confidenza, cioè che Riccobon doveva essere confidente? Non credo, fino a tanto, se no sarebbe stato già giudicato prima di morire Riccobon. Ma allora perché lo definisce sbirro in maniera offensiva? Perché lo offende? Non questo lo offende, lui dice, lo considerano... Allora, si mormora da parte di chi? Si mormora da parte di gente componente della commissione o fuori della commissione. E il fatto di mormorare è una traduzione letterale del siciliano all'italiano che non corrisponde esattamente al linguaggio mafioso o palermitano. Mormorare, cioè, significa sediceria, e quindi è una cosa molto diversa dalla mia traduzione di dire mormorare, ma io non so tradurlo in un'altra maniera, comunque, non so come dirlo. Comunque la diceria che Riccobon fosse sbirro c'era o no? Questo. La diceria, ecco. Oh, perfetto. O lo diceva soltanto Bontate? No, Bontate mi diceva la diceria, non lui, che fosse lui a dire che Riccobon fosse sbirro. Sento un'altra cosa. Le ha riferito Riccobon qualche episodio specifico che riguardasse il dottore Contrada? No. Le risulta che Riccobon l'avesse raccomandato al dottore Contrada in modo da garantirle la latitanza? Non risulta. Se Riccobon l'ha raccomandato al dottore Contrada per garantirgli la latitanza, tranquillo. Le risulta questo? No. Non altro. Vabbè. E allora potete portare via il Buscetta. Concluso l'esame, voltate le telecamere. E allora a questo punto il Presidente rinvia il procedimento all'udienza di domani. In quest'aula, buongiorno, ore 9:30.